If a man is dead. Thank you.
Buonasera, 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 bentornati su Dry Droning. Proseguiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, dopo aver fatto una chiacchierata abbastanza importante, direi, con il padre della vittima di 6 anni fa e il proprietario del posto in cui è avvenuto l'omicidio nuovo, diciamo, l'ultimo omicidio di Pandora. Io darei un'occhiata al diario giusto per vedere un po' quali sono le nostre priorità. Dobbiamo interrogare gli abitanti dell'isola, trovare maggiori indizi nella sala prove, torna al passato e continua a ricomporre i ricordi. Ok, allora io farei prima questo, magari facciamo un salto nel passato. È molto intelligente il fatto che utilizzi la foto per ritornare nel passato, ci sto pensando solo adesso. Cioè, anche per questa cosa avrebbero potuto semplicemente mettere tipo un bottone, no? Qualcosa. Invece no, hanno detto, sai cosa? No, facciamo la roba per bene, mettiamo la foto di loro 2 o 6 anni fa. Una maschera, parli sul serio? Ti sembra bene a scherzare? So che può sembrare assurdo, ma se siamo riusciti a risolvere gran parte dei nostri pas casi passati è proprio grazie a una cosa del genere. Sapete che mi fido ciecamente di voi, ma non possiamo. Appena in tempo. Sono i dati della polizia su quei due? Non posso crederci, forse avevi ragione. Eh? Cosa hanno trovato? Le due persone che sono state uccise per via del crollo durante lo spettacolo di cui mi avete parlato sono Peter e Alice Kingston. I genitori di quell'attrice. Sapevo che c'era qualcosa sotto. Vorresti forse dirmi che quella ragazza ha accettato di lavorare assieme all'uomo che è stato complice dell'omicidio delle persone a lei care? Non è così assurdo se lo associo al desiderio di vendetta, infatti, perché questo sarebbe anche un movente valido per l'omicidio. Aspetta un attimo, vado a uccidere la vittima è stata Pandora, e tranne questa, nessuna vittima precedente ha alcun legame con Jennifer. Verissimo, ma lei non ha agito da sola. Credi che l'altro attore, Robert Harrington, possa essere Pandora? E che lei si sia alleata a lui per avere la possibilità di uccidere l'uomo che odia? Abbiamo sempre pensato che Pandora agisse in coppia, se ti ricordi. Ed è estremamente probabile che il suo partner cambiasse da omicidio a omicidio. Così facendo avrebbe potuto avere tutte le informazioni riguardo alla vittima, diminuendo la possibilità di errore. Tutto questo non ha alcun senso. Pandora non può essere un uomo così in vista. Però effettivamente, se ci pensate, è una logica estremamente intelligente. Mantenere un omicida che lo fa per il puro gusto di ammazzare. E associarsi a delle persone che lo fanno per vendetta personale, no? In questo modo hai appunto il lato positivo di avere qualcuno che conosce la vittima e di conseguenza avere una quantità di informazioni rilevante e importante se vuoi portare a termine l'omicidio in maniera quanto più sicura possibile. D'altro canto hai anche qualcuno che effettivamente sia un pazzo scriterato assassino che facendolo di volta in volta in maniera separata rispetto agli omicidi precedenti, è più probabile che sia catturato, no? Perché chiaramente quello che si vede tipo anche, per esempio, su CSI, NCIS, insomma, tutti i vari telefilm sul crimine, no? Quando si parla di serial killer, si parla quasi sempre di modus operandi, perché di solito agiscono in una maniera abbastanza simile, ma allo stesso tempo si parla anche di profilo psicologico. Perché è una cosa estremamente importante per capire effettivamente con chi hai a che fare. Se il tuo compare cambia di volta in volta, anche il tuo profilo psicologico può variare, specialmente se variano le vittime, no? Ad esempio, mi viene in mente un serial killer che ha come obiettivo sempre donne, che per 5 omicidi di fila uccide solo donne, difficilmente poi verrà, diciamo, in qualche modo inquadrato come possibile omicida di un uomo, no? Anche se il modus operandi magari è relativamente simile. In questo caso, invece, appunto, è molto più difficile creare un profilo psicologico di qualcuno che non ha niente a che vedere con la tua vittima, no? Ucciderà un uomo, ucciderà una donna, ucciderà un bambino, ucciderà un vecchio, non lo sai. Non puoi saperlo in questo caso. Sarebbe molto intelligente come cosa. Il miglior posto per nascondere qualcosa è in Bella Vista, ormai dovresti saperlo. Io credo soltanto che tu voglia catturare a tutti i costi quel mostro e che la tua ossessione ti stia portando a puntare alla persona sbagliata. Sei stato proprio tu a dirci che quei due erano dei sospetti. Avevi cambiato idea tutto ad un tratto?
Lio non ha tutti i torti, Mordred. Maschere e ipotesi difficilmente possono essere usate come prove. Ti stai incamminando su un sentiero pericoloso, amico mio. Prima dovremmo almeno indagare nella sala prove. Sicuramente da lì potremo capire qualcosa di più. Come vuoi. Basta che sia Leon... Basta che Leon si decida a darci i codici d'accesso senza che la polizia ci arresti prima di entrare. D'accordo, vi sto inviando i codici tramite AQS, assieme ad una mappa per raggiungere la stanza. Senza rischiereste di perdervi, questo posto è un vero e proprio labirinto. Ce l'invii così? Sei sicuro che tu possa farlo senza l'approvazione dei tuoi superiori? Stai tranquilla, so quel che faccio. Così mi piaci. Nonostante tutto, dietro quella divisa si nasconde un briciolo di coraggio. Bene. Vedete di non combinare casini mentre non ci sono. Eh? Non vieni con noi? No, prima ho bisogno di accertarmi di una cosa. Se scoprite qualsiasi cosa, scrivetemi. Va bene, stai attento. Tranquilla, non ho intenzione di farmi ammazzare in una fogna simile. Comprensibilmente. Mordred, sei assolutamente certo che la maschera sia apparsa per le ragioni che hai detto? Vero? Fidati di me. Andiamo. Non ti fidare di lui. Non ti fidare di lui. È una cazzata, non ti fidare di lui. E così questa è la sala prove. Per fortuna la polizia qui non ha ancora toccato nulla. Probabilmente nemmeno loro hanno ancora raccolto tutte le prove. Potrebbe essere l'occasione perfetta per riuscire a incastrare quei due. Come fai a sorridere quando ti trovi all'interno di un posto simile? Lo faccio perché so che ci stiamo avvicinando alla verità. O forse sto semplicemente impazzendo perché non fumo da troppo. Spero solo che tu abbia ragione. Ok, indaghiamo un po'. Abbiamo una sedia, su cui immagino che fosse legata la vittima, esatto. La corda posta attorno ad essa rafforza ulteriormente questa versione dei fatti, ok. Va bene, qua abbiamo dei segni sul muro. Cosa sono questi segni? Sembrano essere disegni grezzi, simili a quelli di un bambino. Forse sono stati fatti proprio da Pandora? Un sole, una luna e una mano con sotto alcuni cerchi. Che diavolo significa? Forse quei segni al loro interno vogliono dire qualcosa? Non so, magari una specie di codice o qualcosa del genere. Mi sembrano orari del giorno, no? Il sole, la mattina, la luna, tipo dalle 10 alle 2 di notte, e la mano... la sera? Non lo so. Qualsiasi cosa sia, è ovvio che ancora una volta quel maniaco si diverte a prendersi il gioco di chi gli dà la caccia. Disegni con cera, fammi vedere che dici. Tre disegni furono trovati nella scena del crimine di anni fa, rappresentati una sola norma. Ah, guarda, possiamo andare avanti, ok, interessante. La rappresentazione attuale è una semplice ricostruzione adoperata da Mordred Foley. Si prega di non usare l'opzione adeguata per di usare l'opzione adeguata per ingrandire l'immagine. Vabbè, non so quale sia quell'opzione, ma lo scopriremo, immagino. Alcuni oggetti di gela di vario genere, scena di vario genere, per lo più inutili. Uno dei costumi porta la targhetta Jennifer. Ok, roba varia. Questi non me li fa cagare di striscio. Ok, strano. La finestra. Il vetro è stato spaccato con grande forza ed è facile intuire che la vittima fosse già morta quando è stata lanciata di sotto. Eh? Cos'è questa cosa rimasta incastrata? Un pezzo di stoffa multicolore? Da dove potrebbe provenire? Da un vestito di scena, e per la precisione quello della nostra amica Jennifer. E come fai a saperlo? Guarda quell'ammasso di vestiti e capirai. L'unico abito con lo stesso colore è una targhetta con il nome di Jennifer. Bingo. No, una cosa del genere non significa niente. Pandora potrebbe averlo indossato o strappato per incastrarlo. Vedremo. Sembra quasi tu voglia farla arrestare a tutti i costi. Ci sono gli indizi, non è che voglio per cattiveria. Cosa ci fa tutta questa cera per terra? Probabilmente è qui che Pandora ha sfigurato il volto di quel poveretto. È vero, perché aveva gli occhi e la bocca completamente ricoperti di cera. Nessuna traccia di sangue e nessun indizio su come abbia fatto a portarlo fino a qui. Siamo in un vicolo cieco. Ti sbagli. Ora ho la certezza che quei due sono sicuramente mischiati in mezzo a questo macello. Non mi direi che sei giunto a questa conclusione solo grazie ad un pezzo di stoffa e ad alcune ipotesi. No, c'è anche la maschera. E il mio maledetto intuito da detective. Questo non è un gioco, Mordred. Rischiamo di far condannare due innocenti, te ne rendi conto, vero? La gente non vede l'ora di puntare il dito contro qualcuno per via di questa storia. Ci metterebbero un secondo ad ucciderli. E questo va a nostro vantaggio. Basterà una minima prova a farci chiudere per sempre con questa storia. Sei cambiato, Mordred. E non in meglio. Da quando abbiamo cominciato a seguire questi casi sei diventato sempre più cinico e distante. Che fine ha fatto l'uomo desideroso di portare in alto il nostro sogno?
Si trova proprio qui davanti a te, ma la realtà è che sarà impossibile coronarlo seguendo tutte le regole. Non c'è nessuna traccia di sangue, non sappiamo come abbia fatto a portare quel tizio fino a qui e abbiamo le ore contate. Pensi davvero che troveremo una prova schiacciante? Che Pandora miracolosamente commetta uno sbaglio e si faccia catturare? La verità è che l'unico modo per vincere questa guerra è fare un patto col diavolo, e lo sai benissimo anche tu. Siamo ad un passo dalla gloria aerea, stiamo per catturare l'uomo più ricercato di tutta Nova Polemos. Tutto il resto non ha importanza. Ah, ok. Quindi praticamente lui ha preso questa bandata violentissima perché era in hyperfocus su sto Cristo che ammazza la gente. E qui potenzialmente si vede forse il vero Mordred, quello che era più interessato magari a gloria, fama, ai soldi, potenzialmente, che era più interessato a sbattere dentro qualcuno piuttosto che sapere la verità. Perché lui per ora non sta parlando di verità, non sta dicendo ok, li buttiamo dentro anche se non possiamo provarlo perché sappiamo la verità. Lui lo sta dicendo perché sono le vittime sacrificali più facili da buttare dentro. Hanno trovato una minima traccia di possibilità del fatto che sia stata la ragazza per un alibi. Hanno trovato una minima, una remota prova del fatto che il suo vestito sia stato collegato alla scena dell'omicidio. Però sono prove estremamente indiziarie queste. Cioè, ok, sul fatto che abbia un alibi ancora. Però da lì a dire che è stata lei è molto difficile. Forse hai ragione, forse non c'è davvero altro modo per mettere fine a questa storia. Ho intenzione di... So già cosa vuoi propormi, non c'è bisogno che tu lo dica. Sono con te fino alla fine, come sempre. Anche se mi viene il vomito solo a pensare a quello che stiamo per fare. Hera, vai, io continuerò a cercare qui dentro qualcosa che possa aiutarci. D'accordo. Ah, un'ultima cosa. Grazie. Ho intenzione di fabbricare le prove, parlare, togliere la maschera. Oh, detective, ci incontriamo di nuovo. Dove si trova il suo compagno? Intende Robert? Oh, credo sia in camera nostra. Perché me lo chiede? Non sospetterà mica di lui, vero? Che cazzo gli sta succedendo? La polizia continua a richiedere l'accesso alla nostra stanza. Mi auguro non sia stato lei a mettergli strane idee in testa. Ma che... Si sente bene? Vuole che chiami qualcuno? Mordred, che cosa ci fai qui? Dove era? Nella sala prove. Mi ha chiesto di rimanere perché... Dobbiamo tornare immediatamente da lei. Muoviti. Io non... Ah, ok. Che cazzo stava succedendo? Questo è quello che abbiamo visto succedere... Al volto del killer di Pandora. Weird. E qua siamo tornati nel presente. Era, va tutto bene? Fermiamoci qui per ora. Direi che abbiamo parlato abbastanza del passato. Grazie. Non sei ancora riuscita a superare quel trauma, vero? Come potrei? Fu proprio quello a scatenare i disastri che ci hanno portato qui. Scusa, sono stato insensibile. Non importa. Ora pensiamo solo ad andare avanti col caso. Non siamo mai riusciti a capire cosa volessero dire quei segni fatti con la cera. Forse stavolta potranno aiutarci? No, mi chiedo cosa sia successo a Hera, più che altro. Non è esattamente come mi sono lasciato niente. Vabbè, questi sono tutti indizi che però ricordiamo. Alcuni oggetti come i disegni di cera, quando utilizzati nell'inventario, permettono di essere visionati a tutto schermo. Ok, vediamolo subito. È un po' strano il fatto che creino nuove meccaniche adesso, però va bene. Vedi, questo è tipo un orologio, mi sembra di capire. Cioè, ok, non c'è una lancetta lunga e non c'è una lancetta corta, però... Vabbè, no, qui non dobbiamo indagare niente. Possiamo spostarci, abbiamo già guardato nel passato, ok? Quindi possiamo interrogare gli abitanti e trovare indizi. Io mi sposterei verso la sala prove, voglio vedere cosa hanno lasciato questa volta. Perché deduco che ci sia anche questa volta una scena del delitto. Ah, però...
Questo posto è rimasto letteralmente identico a 6 anni fa. Immagino che sia il destino di ogni incubo quello di non mutare mai, eh? Se hai bisogno di sfogarti riguardo quella storia di 6 anni fa... No, tranquillo. Ora dobbiamo pensare solo al caso. D'accordo. Allora cominciamo. Anche se a dire la verità questa stanza è quasi vuota e non c'è neanche una singola traccia di sangue. Se non altro alla fine la polizia non ha fatto grossa resistenza a farci entrare. Spero solo non abbiano sconvolto troppo la scena durante le loro indagini. Ricordami di ringraziare Leon allora, probabilmente è merito suo. Ok, indaghiamo allora. I segni sulla parete sono scomparsi, però adesso ci sono queste scenografie. La scenografia è estremamente ridotta e somiglia a quelle che vengono usate per gli spettacoli dei bambini nelle scuole. Beh, questo è uno spettacolo di vecchia alla fine. Alcune attrezzature teatrali disposte lungo la stanza. Immagino che sia qui che ha trovato le ali di Angelo. Le ali da Angelo. Numerosi riflettori vecchio stile, vabbè, bla bla bla. Questa cos'è, la cera? E questi cosa sono? Sembrerebbero dei contenitori. E quello al loro interno è cera? Allora Pandora li ha usati per colarla sul volto della vittima. E li ha lasciati qui così? Non ha senso. C'è un grosso quantitativo di cera a terra vicino alla finestra. Quindi Pandora l'avrebbe versata alla vittima proprio accanto alla finestra? Come diavolo ha fatto? Forse l'aveva addormentato prima? Eppure ci sono tutti i segni che abbia provato a fare resistenza. Le ferite sul braccio... Impronte di dita? Sembrano essere di 2 pollici. Forse la vittima ha cercato di evitare di essere buttato giù appoggiandosi al muro? Era già strano che Pandora non lo avesse ucciso prima, ma che addirittura gli abbia permesso di resistere, è assurdo. Ho come l'impressione che ci stia sfuggendo qualcosa. Sì, anche a me. Perché, appunto, è improbabile che lo abbia lasciato in vita. Però ci sono 2 pollici, quindi cosa che ha fatto? Ha piantato lui i pollici sul muro? Un po' strano. La finestra è stata sfondata dalla vittima, i vetri sono sparsi ovunque. Visto il danno procurato, si può intuire che sia stato scagliato con grande forza. Ok, c'è altro. Luci. No, basta, non vedo nient'altro di rilevante. Queste sono sempre le luci. Ok, basta. Direi che abbiamo indagato ovunque, eppure non abbiamo trovato neanche una risposta. E ovviamente non c'è neanche una diavolo di telecamera qui dentro. Forse dovremmo provare a chiedere le registrazioni delle altre zone? Dubito Pandora sia stato così stupido da farsi trovare, anche perché i sistemi di sicurezza sono presenti solo all'entrata e in alcune zone specifiche. E ho come l'impressione che il killer lo sapesse perfettamente. A prescindere da questo non riesco davvero a spiegarmi perché Pandora non l'abbia ucciso tagliandogli la gola come ha fatto la volta precedente. Forse aveva paura di lasciare troppe tracce per via del sangue. Lasciando qui i contenitori della cera su cui sarebbe possibile tracciare le sue impronte digitali? Non è così stupido. Se ti ricordi, la volta precedente si era organizzato in maniera molto più fredda e calcolatrice, preparando uno spettacolo in grande stile. Stavolta la cosa sembra molto più azzardata e frettolosa, quasi come se fosse stato costretto ad agire prima del tempo. In effetti stavolta non c'è traccia di sedie, corde o qualsiasi cosa potesse rendere più facile colare la cera sul volto di Andrew. La cosa più assurda è che Pandora sia riuscita a colare la cera in maniera uniforme sul volto della vittima. Se non altro questo ci fa capire che non può averlo colpito alle spalle, e francamente escludo quasi del tutto l'opzione che possa averlo addormentato. D'altronde questo posto è pieno di vecchi annoiati e sono sicuro che avrebbero notato subito qualcosa del genere. E poi ci sono impronte di pollici sul muro e la vittima aveva delle ustioni proprio in quel punto della mano. Quindi è palese che abbia cercato di evitare di essere buttato di sotto nonostante stesse soffrendo in maniera allucinante. Ah, perché dici che le ustioni sono dovute alla cera? Quindi lui ha toccato la cera, l'ha lasciata sul muro con i pollici... E la cera, essendo bollente perché gliel'ha colata in faccia, ha causato le ustioni. Però, cioè, com'è possibile? Si è svegliato? No, perché ha detto che anche la cosa di essere addormentato non ha senso. Strano. Credi che qualcuno potesse aver sentito le urla della vittima? Magari potremmo cercare qualche testimone. Ne dubito. Questi muri e i vetri sono praticamente insonorizzati e le uniche urla che probabilmente hanno sentito sono quelle derivanti dalla caduta. E allora che facciamo adesso? Siamo di nuovo a un punto cieco? Non proprio. Sappiamo che i metodi sono stati molto diversi dalla volta precedente. Stavolta non c'è traccia di un tipo di disegno. Di alcun tipo di disegno. Già, è vero. Non abbiamo mai capito a cosa si riferissero 6 anni fa. Credi che possano esserci utili stavolta? Forse. Ma è troppo presto per dirlo. Ok, andiamo in giro. No, sbagliato.
Appartamento 6784. L'atmosfera di questo posto mi mette i brividi. Oh, guarda, Daryl, abbiamo ospiti. Che dici, preparo del caffè? Oh no, non importa, signora, la ringraziamo comunque per la cortesia. Il mio nome è Mary Hope e questo è mio marito Daryl. Perdonatelo, ma ultimamente è un uomo di poche parole. A cosa dobbiamo la vostra gradita visita? Mostra. Il tempo distrugge ogni merito. Mary è una donna calma ed estremamente affettuosa, timorata di Dio e di tutte le regole della società. Ha sempre provato un attaccamento quasi viscerale nei confronti del marito e nonostante la sua età è estremamente razionale e sagace. Vabbè, 73 anni, non ne ha 90. Hope è stata una famosa dirigente d'azienda per una delle più grandi aziende alimentari di Nova Polemos, che è stata costretta a chiudere dopo uno scandalo legato ad alcuni agenti patogeni ritrovati nei prodotti nel 2045. In seguito al suo licenziamento forzato, la donna ha vissuto sulle spalle del marito, ritrovandosi pochi anni dopo a doversi trasferire forzatamente all'interno dell'isola. Ok. Daryl? La gloria del risveglio giustifica la caduta? Daryl è un individuo estremamente calmo e premuroso che prova un senso d'amore quasi assoluto nei confronti della moglie nonostante siano sposati da più di 50 anni. Ah, faccero cazzo. Ex docente dell'Università d'Arte di Nova Polemos, Daryl è diventato famoso a suo tempo per alcune ricerche legate alla possibilità di plasmare la società tramite l'arte contemporanea. Si è sposato all'età di 19 anni, ma non è mai riuscito ad avere un figlio, e in seguito ad alcuni problemi fisici e mentali, lui e sua moglie sono stati trasferiti all'interno dell'isola. Bello. Il mio nome è Mordred e questa accanto a me è Hera. Siamo due detective privati che stanno lavorando sul caso Pandora. Piacere di conoscerla, signora. Il piacere è tutto mio. Siamo venuti a disturbarla perché vorremmo farle alcune domande riguardo a Andrew Johannes. Andrew? Va bene, vi chiedo soltanto di avere tatto nei confronti del mio povero... marito del mio povero Daryl. Non si preoccupi, signora. Faremo del nostro meglio per rispettare lei e suo marito. Ok, facciamo due chiacchiere. Le visite di Andrew. Oh, quella povera stella. Quello che gli è successo è davvero terribile. E non mi nascondo che la sua morte è proprio il motivo per cui Daryl ha quasi smesso totalmente di parlare. Andrew era il figlio del tizio? La cosa l'ha distrutto nel profondo e ora è sempre perso nel suo mondo. Scusami, giusto per capire. Era lui? No. Ma è successo tipo 20 minuti fa, come fa a dire che è colpa sua se il marito non parla più? Cosa cazzo? What? Vabbè, erano molto uniti? Andrew stravedeva per mio marito, lo vedeva come una sorta di esempio da seguire per via dei suoi traguardi artistici. Ecco perché Maximilian mi ha detto di venire qui. Sapevate che la vittima era un tenero artista in erba? Ha portato quasi tutte le sue opere a Daryl, era l'unica gioia che ci era rimasta. Mi dispiace moltissimo per la perdita. Auguro soltanto alla sua anima di trovare la pace che non ha mai raggiunto in vita. Per caso pensa che potesse avere dei nemici? O magari le parlava di qualcuno che potesse somigliare a Pandora? Parlare ora della sua vendetta contro con loro rischierebbe solo di far impazzire questi due. Eh? Che ha detto? Oh no, assolutamente. Aveva degli screzi con i suoi datori di lavoro e si lamentava della paga e del mobbing. Cazzate, cioè, però alla fine sta vabbè, di certo non era il tipo di persona che finisce a fare le stupidaggini tipiche dei giovani d'oggi, vero caro? Quindi il nostro amico lavorava come tecnico del teatro, ma aveva anche talento per la pittura. Comportamento di Maximilian. Da quando siete ospiti all'interno dell'isola? Ormai sono più di 7 anni, abbiamo fallito entrambi l'esame Patterson e quindi siamo stati costretti a venire qui. Quindi c'eravate anche durante l'omicidio precedente? Tristemente sì. In effetti questo vecchio ha un volto familiare, ma non ricordo esattamente quando ho avuto modo di incontrarlo. Allora avete vissuto in prima persona il cambio radicale all'interno dell'isola attuato da Maximilian Hott. A proposito di lui, sapreste dirci se qualcuno potesse avere rancore nei suoi confronti? Perché me lo chiede? Perché l'assassino di 6 anni fa è lo stesso di oggi, e sono sicuro che il comportamento di Hott nell'ultimo periodo sia legato alla morte di Andrew. No, assolutamente.
Tutti qua dentro rispettano il capostruttura. D'altronde lui è a fare in modo che la nostra vita possa continuare serenamente. E non ho idea di che cambio stiate parlando. Hanno aggiunto delle telecamere, ma niente di più. Dopo la tragedia del teatro è cambiato, è vero, ma chi può dirsi immune ai cambi di stato d'animo dopo la perdita di un figlio? Una maschera. Chi abbia paura di parlare sinceramente con noi? Forse Maximilian a minacciarli, o magari c'è dell'altro. Va bene, direi che l'abbiamo disturbata abbastanza. Il suo aiuto si rivelerà molto utile nelle indagini. Si figuri, non c'è problema. Maximilian ci ha mandato da loro sapendo che avevano a che fare in qualche modo con l'omicidio, e la maschera ci ha dato un punto di partenza. Al momento non ho prove tangibili per smascherare le sue bugie, ma sono sicuro che questa donna abbia qualcosa da nascondere. Come al solito la situazione si complica sempre di più ogni secondo che passa. Non andare oltre, figlio mio. La stanza è solo per chi merita di vivere nella cecità. La volpe. La volpe sbrana il cucciolo solo per sopravvivere, mai per vanità. Eh? Oh, non fateci caso. Ogni tanto il mio povero caro vaneggia, non è niente di grave. Va bene, signora. Se avremo ancora bisogno di lei, torneremo a trovarla. Oh, certamente. Buon lavoro, signori detective. Che cazzo ho detto? E tu chi cazzo sei? Davvero avete intenzione di rimanere chiusi nelle vostre stanze? Queste persone vi stanno sfruttando e voi vi limitate a subire. Oh, fantastico, ci mancava solo l'invasato urlante. E sicuramente non è il tipico abitante che mi aspettavo di trovare all'interno dell'isola. Hm? E voi due chi siete? Oh, salve. Noi siamo Hera Kairis e Mordred Foley. Siamo due detective e... Perfetto. Altri due schiavi del sistema. Proprio quello di cui avevamo bisogno. Era meglio limitarsi a ignorarlo. Come si permette? Almeno abbiamo la decenza di presentarci. Non presentarsi. Forse abbia. Puoi vedere? Abbia, ok, sì. Mi chiamo Luke Benton, e visto che mi ritengo un prigioniero politico, tutti i motivi del mondo per essere di cattivo umore. 43 anni? Figa, sembra un ventenne, sembra essere più giovane di me. Ogni esplosione nasce da una scintilla. Luke è un individuo scorbutico ed estremamente combattivo, dalle idee politiche chiare e con un chiaro istinto alla ribellione. Il suo modo aggressivo di parlare lo rende affascinante alle fasce estremiste della città, rendendolo un personaggio pericoloso. Dopo aver terminato gli studi in legge, Benton ha intrapreso una carriera da sindacalista, abbandonandola dopo appena 2 anni di servizio per motivi sconosciuti. In seguito a questo è diventato un prolifico scrittore politico, fatto che l'ha reso particolarmente scomodo al partito delle bande nere, che lo vedono come un pericoloso agitatore di folle. Un prigioniero politico? Ma di che sta parlando? Ecco altri due che vivono sotto una roccia mentre il mondo crolla attorno a loro. Se sono qui dentro è per merito di quei luridi fascisti delle bande nere. Cosa? Le bande nere l'hanno fatta rinchiudere qui dentro? Per quale altro motivo uno come le vede dovrebbe essere qui? Evidentemente il popolo non è davvero conscio di cosa sta succedendo in città. E in che senso? Se proprio volete posso farvi un piccolo resoconto, e forse riuscirete a vedere quelle bestie per quello che sono davvero. Non dovremmo perdere tempo con personaggi simili, Hera. Abbiamo le ore contate e dobbiamo trovare Pandora a tutti i costi. Sono abbastanza sicuro che quello che sia... Quello che è successo a quel disgraziato abbia a che fare con quello che lei si ostina a non voler sentire. Perché hanno così tante problematiche con questi tempi verbali? Cosa intende? Sarò lieto di spiegarglielo. Da dove vuole che parta? Dissidenti dell'isola. Com'è possibile che le bande nere possano trasferire personaggi scomodi in strutture come questa? Un criminale simile non può passare inosservato. Un crimine simile non può passare in suo modo. Oh, in realtà è molto semplice. Manovrando il messaggio anche la peggiore delle barbarie può suonare accettabile. Si sono limitati a dire che sono stato assunto all'interno della struttura come tutore per i vari ospiti, dando loro la possibilità di acculturarsi gratuitamente. Il mio era un caso specifico, ma è successo anche con muratori, elettricisti o manovali di ogni genere. Assunzioni forzate con domicilio all'interno dell'isola, costantemente monitorati da guardie armate fino ai denti al soldo delle bande nere. Un piano geniale che gli ha permesso di metterci in una galera senza sbarre. E temo che questo sia soltanto l'inizio. In che senso? Radunare... non riesco a parlare. Vabbè, non parlo più. St-
saremmo muto stasera? Radunare tutti i dissidenti politici e i personaggi scomodi all'interno di un singolo luogo causerà sicuramente una rivolta, e a quel punto avranno un espediente diretto. La morte di Baker è stata la miccia, ora manca soltanto la scintilla per far scattare una tempesta di violenza senza precedenti nei nostri confronti. E allora perché vai in giro a urlare come un pazzo sclerotico? Perché cerco il supporto di questi disgraziati, non di quelli come me. Con loro possiamo davvero cambiare le cose? Che ammasso di stupide utopie. Eppure l'abbiamo visto anche con i nostri occhi, Mordred. I rastrellamenti a Talon Square, i discorsi d'odio in televisione, ora questo. Sapevo che il nuovo presidente delle Bande Nere, quell'Hum, fosse un personaggio orrendo. Beh, non pensavo che sarebbe mai arrivato a questo punto. Lui si è semplicemente limitato a portare avanti i piani già progettati in passato dai suoi predecessori. E non parlo solo di me e dei miei compagni, ma anche dei poveri vecchi costretti a lasciare le loro case. Se possibile, le cose sono andate a peggiorare ancora di più per loro, e ora sono costretti a vivere nel terrore di poter essere gettati in mezzo alla strada. Ma che sta dicendo? L'isola è nata proprio per evitare una cosa del genere. Finché sono in grado di produrre e di essere indipendenti, certo, ma cosa succede quando uno di loro si ammala gravemente? Immagino venga curato e sostenuto dallo Stato, no? Ah, sì, Mordred, hai proprio prestato attenzione alla distopia in cui ti trovi, eh? Povero illuso, se nessun parente è in grado di sostenere le sue spese, l'intera famiglia sarà costretta ad abbandonare l'isola. E visto che lo Stato ora possiede tutte le loro proprietà dopo il fallimento dell'esame Patterson, quei disgraziati saranno costretti a vivere per strada. Tutto questo è semplicemente assurdo, nessuno si è mai messo contro una cosa del genere? Sono tutte persone senza famiglia o affetti, vecchi inutili che pesano sul tornaconto della società. Insomma, un nemico da triturare all'interno della macchina del progresso. La cosa va avanti da mesi, eppure anche lei l'ha scoperto solo ora. Si domandi perché. Informazioni che potrebbero rivelarsi utili nelle indagini, sarà meglio ricordarsele. In che modo? Le Bande Nere e Pandora. Prima ha detto che le Bande Nere e questo omicidio potrebbero essere collegati in qualche modo. Cosa intendeva precisamente? Che se Pandora ha deciso di uccidere qui dentro, probabilmente l'ha fatto a scopo politico. Cosa? Un omicidio a scopo politico? Pandora è l'incubo vivente di Nova Polemos e niente come un suo gesto può puntare lo sguardo del pubblico verso una determinata direzione. Quando la gente scoprirà dell'omicidio all'interno dell'isola sarà costretta a guardare in faccia la realtà. Sembra quasi che lei lo stia additando come se fosse una specie di eroe. Sta scherzando, vero? Pandora è solo un assassino, ma è innegabile che stia facendo di tutto per sabotare le Bande Nere e il loro operato. Pensi a quello che è successo a Treasury Park e alla vicenda di Baker. Non le nascondo che potrebbe essere stato proprio lui a sparare. Dubito che Pandora si spingerebbe a fare qualcosa del genere. Si tratta di uno psicopatico, non di un qualche idealista rivoluzionario. Qualunque sia la ragione, è ormai certo che i primi che lo vogliono morto sono proprio le Bande Nere e tutti coloro che gli orbitano attorno. E questo come dovrebbe aiutarci a risolvere il caso? Sbaglio, è lei il detective? Direi che vi ho detto tutto quello che dovevate sapere, e spero che ora capirete perché il nostro futuro non è così roseo, specialmente per quelli come lei, signorina. Ora perdonatemi, ma ho un appuntamento importante. Spero di essere ancora vivo per rivedervi quando tutto questo sarà finito. Deportazioni, pestaggi, ghettizzazioni. Com'è possibile che stia accadendo tutto questo? Come può la gente nutrire tutto questo odio verso i più deboli? La realtà è che l'odio non ha mai lasciato questa città, nonostante tutte le stragi, la sofferenza e le ingiustizie del passato. Vivere in questa fogna diventa sempre più difficile, e per calmare la rivolta serve un amico comune, qualcuno di debole e inerme. La storia si ripete, e le Bande Nere non hanno fatto altro che buttare benzina sul fuoco. E chi gli ha fornito la possibilità di farlo? Siamo noi. No, Hera. Quello a cui stiamo assistendo è solo la conseguenza di una campagna d'odio durata anni e anni. Quanto passerà prima che questi episodi di violenza diventino tollerati e comuni? Tra quanto dovrò aver paura a camminare per strada da sola? Come ti ho già detto, ce ne saremo andati da qui molto prima che possa succedere qualcosa del genere. Io temo che sia già troppo tardi. Ci rimane solo la camera oscura. Cosa sarà la camera oscura? Una roba fotografica? È quella camera oscura? Oppure una camera oscura? Questo posto è... Non preoccuparti, Hera. Se non te la senti di stare qui lo capisco perfettamente. No, non preoccuparti. Perché ci sono 3 orologi? Che cazzo? Cosa c'è, signorina?
La forma di questa stanza le crea un disagio interiore? Eh? No, anzi, speravo solo di riuscire a vedere qualche quadro. Oh, quindi conosce già lo scopo della camera oscura? Sì, siamo già venuti qua molto tempo fa, anche se le cose sembrano cambiate molto da allora. In realtà conosco benissimo la vostra identità e le vostre intenzioni. D'altronde voi due siete una specie di leggenda qui dentro. Io non c'ero, ma gli argomenti di conversazione con gli anziani sono scarsi e si finisce sempre con il parlare di quanto accadde 6 anni fa. E anzi, mi dispiace tantissimo per quello che le successe, signorina. Nessuno dovrebbe mai vivere qualcosa del genere. Non si preoccupi, ormai è acqua passata. Piuttosto devo chiederle una cosa importante. Ci hanno detto che qualcuno nella camera oscura era molto vicino alla vittima. Per caso si riferivano a lei? Tristemente è così. Mi chiamo Lee Graves e sono il responsabile attuale di questa meravigliosa stanza e di tutti i lavori pittoriali dell'isola. E dove sono i quadri? Qui dentro ci sono solo dei monitor spenti. I quadri appaiono proprio sopra quei monitor, ma purtroppo al momento ho dovuto spegnerli tutti. Ah, capisco. Prima ha detto di avere un rapporto molto stretto con la vittima. Crede di poterci aiutare a catturare la persona che l'ha ucciso? Assolutamente. Chiedetemi pure qualsiasi cosa. Lee Graves, l'arte è la piuma, il sangue e l'inchiostro. Lee ha una personalità esplosiva e creativa. Nonostante alcuni comportamenti ossessivo-compulsivi nei confronti della sua arte, normalmente si comporta in maniera composta ed adeguata, ed è sempre stato visto come un uomo eccentrico e geniale. Dopo essere stato accolto nell'Accademia delle Belle Arti di Nova Polemos grazie ad una borsa di studio, Graves si è fatto subito notare per via del suo stile dinamico e originale. Appena finito la sua preparazione artistica, ha creato molteplici installazioni e curato numerose mostre all'interno della città di Nova Polemos, tra cui quella interna all'Isola 6. Ok, parliamo un po' con lui. La camera scura... Prima ha detto che la camera oscura è cambiata molto rispetto a 6 anni fa. Cosa intendeva di preciso? Da quando sono diventato il responsabile della zona ho fatto installare delle colonne interattive in grado di mostrare tutte le opere esposte nella mostra. I quadri ruotano ogni 15 minuti e in questo modo possiamo rappresentare al meglio la volubilità della vita e dell'arte in senso generale. Oh, sembra davvero una cosa meravigliosa. In questo modo è sempre una sorpresa per i visitatori. Esattamente. Al contrario del suo partner, lei sembra davvero una persona sensibile e affascinante. Come, prego? Oh, la ringrazio. Purtroppo per via del disastro che è successo stanotte ho dovuto bloccarli, fermando anche i vari orologi nella stanza. Mi dica, le opere hanno un tema comune? In genere lasciamo che siano gli anziani a decidere il loro tema in realtà, così che possano esprimere pienamente quello che provano davvero. Ovviamente ci sono anche delle mie piccole opere, oltre a quelle di alcuni supporter del progetto esterni all'isola. Direi che ci ha detto abbastanza, grazie. Gliene frega proprio un cazzo. Sì, bello. Potrebbe essere più specifico sull'identità della vittima e del suo rapporto con essa? Andrew era un ragazzo estremamente in gamba e anche un promettente pittore. Aveva trovato lavoro qui dentro come tecnico, ma gli ho sempre detto che era sprecato. D'altronde la compagnia teatrale lo trattava come una specie di schiavo, esattamente come fanno con chiunque non abbia un ruolo in riguardo. Di riguardo. Durante le sue ore libere passavamo molto tempo insieme, e credo fosse l'unica persona con un'anima lì dentro. Ed era proprio la sua arte a dimostrarlo. Oh, davvero? E dove possiamo vedere i suoi quadri? Al momento purtroppo non sono disponibili, ma quando tutto questo sarà finito creerò una mostra dedicata a lui e farò in modo di invitarvi. Così potrete ammirare in prima persona tutte le opere create da quel piccolo angelo. Lì sembra davvero molto attaccato ad Andrew, forse tra questi due c'era qualcosa di più del semplice rapporto di amicizia? La ringraziamo per il suo tempo, è stato davvero molto gentile e ospitale. Si figuri, è il minimo. Io per primo desidero vendicare la morte di un caro amico. Spero di potervi essere più utile. Speravo di potervi essere più utile, ma purtroppo non è stato così. Non si preoccupi, ha già fatto molto. D'accordo, allora torno al mio lavoro prima che la polizia entri qui e distrugga l'intera isola. Ok, così a caso, vabbè. Quadri interattivi che si spostano con l'orario, che razza di diavoleria. E pensare che tutta questa tecnologia viene usata per un posto abitato solo da vecchi rimbambiti. Mordred, smettila, potrebbe sentirti. Pezzo di merda, Mordred. È davvero una persona viscida e disgustosa. Allora, vediamo un po'. Cosa ci rimane da fare? Interroga gli abitanti dell'isola. Che altro rimane? Se la prove? Abbiamo già fatto. Forse dobbiamo avere a che fare con la maschera? Con la maschera della signora?
È l'unica cosa che mi viene in mente. Permanenza dell'isola. Mi dispiace doverle fare una domanda così scomoda, ma ho bisogno di conoscere la verità. Oh, prego, mi dica pure. Abbiamo saputo di come funzionano le cose qui nell'isola per quanto riguarda le persone malate o incapacitate. E credo che la cosa vi riguardi direttamente. Mordred, ma che ti prende? Ti sembra una cosa da dire? No, il signore ha perfettamente ragione. Le condizioni di mio marito ormai sono critiche e saremo costretti ad andarcene. E purtroppo non sono in grado di lavorare e gestirlo da sola, quindi anche io sarò gettata in mezzo alla strada. Mi auguro solo che qualcuno decida di ospitarci una volta che non avremo più nulla. Io vorrei tanto poterla aiutare, signora. Apprezzo il pensiero, ragazza mia. E tutto questo non è assolutamente legato alla morte per mano di Pandora di Andrew, giusto? Eh? No, perché mai dovrebbe? Perché mai dovrebbe? Perché ho come l'impressione che tutto questo non abbia fatto altro che aumentare la rabbia della vittima nei confronti della dirigenza. Ma evidentemente qualcosa è andato storto ed è stato ucciso prima che potesse vendicarsi. Ma cosa dice? Non è assolutamente vero. Andrew non sapeva niente della cosa, e anzi si era detto disponibile ad aiutarci. Mordred, ora basta, ti stai spingendo troppo oltre. Proprio come pensavo, una maschera. Se non altro ora abbiamo un punto di partenza. Mi dispiace signora, non volevo offenderla. Beh, direi che è troppo tardi. A quanto pare ci cercano in sala d'attesa. Leon ha qualche novità? Eh? Non voglio rovinarti la sorpresa. Una cosa prima di andare, Mordred. Il tuo comportamento con quei due anziani è stato a dir poco ripugnante. Sapevi benissimo la loro situazione, ma hai voluto comunque umiliarli. L'ho fatto solo per capire se stavano mentendo. E infatti è apparsa una maschera sul volto di quella donna. C'erano modi più consoni per farlo e lo sai benissimo. O forse sospetti che possano essere stati loro? Un uomo in carrozzina e una povera donna che riesce a malapena a reggersi in piedi solo in pericolo? Sono il pericolo? Era. C'ha ragione. Ha estremamente ragione lei. Ha estremamente ragione lei. Hai ragione, ho esagerato. Cercherò di andarci più piano la prossima volta. Sono anni che lo dici, ma ti ostini a comportarti come se tutti fossero le tue marionette. Queste persone sono costrette a vivere in mezzo a un dedalo di delusioni, costantemente aggrappate alla paura di vivere dimenticati da tutte. Da tutti. Il minimo che possiamo fare è cercare di dargli il rispetto che meritano. Va bene, te lo prometto. Apprezzo la cosa. Cerca soltanto di mantenerla. Era ragione, ma comportarsi gentilmente in un caso simile non ci porterà mai alla cattura di Pandora. Ancora una volta ho fatto una promessa che probabilmente non riuscirò a mantenere. Spero solo che non arrivi ad odiarmi una volta che sarà finita. Questa è la nostra ultima possibilità di rivincita. Spero che capirà che tutto quello che faccio è soltanto per arrivare alla verità. Perdonami se puoi, era. Sì, ma, cioè, no. No, allora, questa cosa non è giustificabile, Mordred. Cioè, un conto è dici, ok, c'è un criminale, ho bisogno di risposte, lo tratto male, ottengo le risposte. Ma sti cristi, puoi anche trattarli, non dico bene, ma come se fossero delle persone umane. Cioè, non c'è bisogno di maltrattarli. Cazzo. Non c'è nessun bisogno, anzi, è controproducente perché adesso loro non ti aiuteranno, no? Invece se li intortavi un po', se magari sai, in qualche modo cercavi di farti gli amici, magari qualche speranza c'era. O comunque, ammesso e non concesso che ci siano speranze anche adesso, sarebbe stato sicuramente più facile, no? Cioè, è ovvio che una persona è più propensa ad accettare di aiutare un amico piuttosto che uno che gli sta sul cazzo. Chi non muore si rivede, detective? Ogni volta che spunta qualche casino voi due siete sempre in mezzo. Comincio a farci l'abitudine. Emily, quanto tempo? Sei stata assegnata al caso? Solo temporaneamente. Il motivo principale per cui sono venuta qui è perché avevo urgente bisogno di parlarvi. Siamo così importanti da meritare la tua presenza? Sono commosso. Visto che si tratta anche della vostra incolumità, credo sarà bene chiuderla immediatamente con il sarcasmo e le battutine da quattro soldi. Come se non fossimo sempre stati in pericolo. Per quanto riguarda il caso su cui state indagando adesso, non posso darvi supporto diretto, a meno che non me lo chiediate, per favore. Bene, allora credo sia arrivato il momento di mostrarti il mio lato galante. Che cazzo di scambio è? L'avanzata delle bande nere. Siete al corrente di tutta l'evoluzione legata al partito delle bande nere?
Credo sia impossibile, visto che in televisione e sui giornali si sono limitati a dire che sarà presto eletto un nuovo leader e che la sicurezza è aumentata. Esclusi i rastrellamenti iniziali, sembrano aver tenuto un profilo molto basso, e a dire la verità la cosa non sembra degenerata più di tanto. Ma è palese che si stiano muovendo nell'ombra, anche perché abbiamo scoperto che alcuni dissidenti politici sono stati rinchiusi qui dentro. Purtroppo hai ragione, e la realtà dei fatti è molto peggio di quanto possiate pensare. In che senso? Non si sono limitati a rinchiudere gente qua dentro, ci sono stati diversi pestaggi e si parla addirittura di alcune esecuzioni. Cosa? E perché avrebbero dovuto uccidere qualcuno? Per liberarsi di personaggi scomodi al partito, ovviamente. Non potevano farlo con i nomi importanti e infatti sono stati portati qui dentro. Baker era il moderato del partito, ma non si può dire lo stesso per il suo successore. Baker era il moderato? Wow! Vogliono davvero creare questo caos e perdere la loro credibilità appena pochi mesi dopo essere stati eletti in Parlamento? Guarda la foto del nostro prossimo presidente. Posso assicurarti che potrai capire da solo la gravità della situazione. È Virgil in DMC Devil May Cry. Il suo nome è Roland Loveless. Un nome, un programma. Giovane rampollo famoso per pestaggi, estorsioni e molteplici episodi violenti a sfondo razziale. E quindi giustamente è entrato in politica. Dai. Nonostante tutto questo, il suo bel aspetto, la sua parlantina e il miglior reparto marketing al mondo lo rendono amatissimo da gran parte della nostra bella città. Basta far credere che gli episodi del passato siano solo complotti creati dall'opposizione e dal vero nemico, ed ecco che improvvisamente la crudeltà può diventare un vanto. E prima che me lo chiediate, sappiate che il suo profilo su AQS è completamente blindato. Questioni di privacy istituzionale, sapete? Uno del genere non durerà due giorni, la popolazione lo mangerà vivo. Visto l'umore generale della gente non ci giurerei. Nova Pole è mosse sull'orlo di una crisi senza precedenti, e i primi a pagarne lo scotto saranno quelli come Tehera. Stai scherzando, vero? Nessuno sarebbe così stupido da voler ritornare a tutta quella violenza. Abbiamo passato anni a creare giorni della memoria, a insegnare la storia e a realizzare sculture che ricordino quello scempio. I simboli sono fatti per essere distrutti, e ormai dovresti sapere che la storia tende a ripetersi, specie quando il popolo è deluso dalle istituzioni. E se le bande nere hanno vinto è prevalentemente perché hanno saputo costruire un nemico comune, rappresentato dai migranti, dai disoccupati e da quelli come te. Eppure hanno vinto di pochissimo, non era tipo 75%? Perché osare così tanto nonostante un equilibrio così fragile? Perché è tramite il conflitto interno che si crea il consenso. La manipolazione del popolo parte per gradi e segue schemi precisi. Manifestare la debolezza dell'avversario, creare un nemico, plasmare il linguaggio comune e infine rendere accettabile la brutalità, dandogli potere assoluto. Si parte con delle retate per la sicurezza, si crea uno scandalo, si alimenta l'odio e improvvisamente il consenso aumenta. E sono sicura che anche se trovassero davvero l'assassino di Baker non cambierebbe nulla. Anche perché francamente, per quanto ne sappiamo, potrebbero essere stati proprio loro a ucciderlo. E allora cosa dovremmo fare? Fuggire, se possibile. Credo che al momento sia l'unico modo per garantire la vostra sicurezza. Ma è semplicemente impossibile. Tu più di tutti dovresti sapere che è impossibile lasciare la città senza permessi. Proverò ad aiutarvi io per quanto possibile. Hanno detto possibile 3 volte in 3 righe. Anche se non posso promettervi nulla. Posso, quindi facciamo 4 su 4. Oh, ora sì che mi sento al sicuro. Comunque sia, prima dobbiamo chiudere la faccenda con Pandora, poi potremo pensare al resto. Anche perché l'ipotesi della fuga è davvero deprimente. Deprimente? Io la direi più una manna dal cielo, onestamente, considerando la situazione era. La decisione è vostra, io mi sono limitato ad avvertirvi. Fratelli Smith? Vorrei farti un paio di domande sul caso dei due fratelli Smith e della Hephaestus, sempre se non è un problema. Sono quelli del caso precedente, ok? Eh? Ci sono stati degli aggiornamenti? Sono ormai mesi che cerchiamo di Netalia per avere una testimonianza, ma sembrano essere scomparsi nel nulla. Bene, sono fuggiti in tempo. Tuttavia, 10 giorni fa abbiamo trovato un cadavere nel mare davanti alle mura della città. Un cadavere? Sì, ed era quello di Dean Smith. No. Chi può aver fatto qualcosa del genere? Molti credono sia stata proprio Thalia a farlo, ma c'è un qualcosa che rende questa possibilità piuttosto remota. Il collo dell'uomo è stato spezzato con una forza devastante che Thalia non può certo avere. Già. Non può essere stata lei.
Quando abbiamo chiesto spiegazioni ad Eugene, si è messo a ridere, quasi come se godesse della notizia. Quindi ora chiedo spiegazioni a te. Hai idea di chi possa essere stato? Talia aveva e come la forza di fare una cosa del genere, un maledetto androide. Ma non ho mai detto a nessuno della cosa, quindi ora quella pazza è fuggita dopo aver ucciso il suo presunto protettore. Eugene non ha parlato di quanto è successo, quindi sono l'unico a conoscere come sono andate davvero le cose. Se raccontassi la verità potrei finire indagato anche io. Senza contare che Hera scoprirebbe che le ho mentito? Abbiamo mentito a Hera? What? Ma se non lo facessi rischierei di lasciare libera una macchina impazzita contenente tutte le informazioni riguardo il nostro paese. Se qualcuno riuscisse a scoprire la sua vera identità potrebbe scoppiare uno scandalo senza precedenti. Che dovrei fare? Questa è dura. Io sarei molto per il farmi i cazzi miei. E vi spiego subito il perché. Di base non c'è nessuno che possa incastrarci in questa cosa, ok? Eugene non parla e anche se parlasse potremmo dire che sta mentendo. Dean è morto. Talia è ormai un omicida, quindi anche lei credo che le sue parole contino poco e nulla. E di base sarebbe più conveniente tenere la bocca chiusa, perché così non abbiamo problemi con Emily, non abbiamo problemi con Hera. Ce ne sbattiamo i coglioni e via. Il vero problema è che Talia, essendo un robot, essendo un androide che può gestire tutta la parte di database, diciamo, di informazioni in generale di Nova Polemos, potrebbe anche crearci problemi in futuro. Potrebbe impedirci di uscire, potrebbe impedirci di lasciare il paese. È un po' un problema, però è una possibilità così remota che io terrei la bocca chiusa in questo caso. Mi faccio i cazzi miei e via. Purtroppo non ne so assolutamente nulla, quei due sono fuggiti prima che io potessi anche solo parlarci. Eugene stava per distruggere tutto AQS e ho deciso di dare priorità assoluta a lui. Non preoccuparti, hai fatto la scelta giusta. Non riesco neanche a immaginare cosa sarebbe successo se fosse riuscito a completare il suo piano. E perché mai avrebbero dovuto fuggire? Potete farvi le vostre ipotesi sulla fuga leggendo il rapporto che ho inviato in precedenza al suo dipartimento. Potete al tuo? Ma forse perché è tutto il dipartimento, ok. D'altronde anche loro avevano dei moventi più che validi per voler uccidere quel diplomatico. E riguardo ai corpi umanoidi che abbiamo trovato nel laboratorio, non ho idea di cosa fossero. Forse erano manichini o oggetti usati come test per le protesi. Va bene, allora continueremo a cercarli. Forse hanno provato a scappare utilizzando il salvacondotto del professore che avevamo scoperto e sono stati rintracciati. A questo punto non saprei davvero che dire. Ho di nuovo mentito spudoratamente ad Hera. Ma dire la verità ci avrebbe fatto calare di nuovo in un abisso senza fine. Spero solo che Talia non combini niente di troppo grave là fuori. Ma che poi anche se glielo dicevamo cosa cambiava, cioè non è che la trovavano più in fretta o avevano più probabilità di trovarla se gli avessimo detto la verità. Forse di poco, perché sapevano che non è una donna ma è un androide, però cioè considerando che appunto ha accesso a tutti i dati di Nova Polemos credo che sia un po' impossibile catturarlo, specie considerando quanto è intricata la quantità di informazioni che Nova Polemos ha su tutti, compresa la polizia. Direi che ti ho chiesto tutto quello che volevo sapere su quei due fratelli. Vogliamo continuare sul resto? Serpi in seno. So che potrei risultare monotematica, ma vorrei tirare fuori di nuovo la questione legata a Freya. Non avevamo già chiuso con quella storia? Cos'altro vuoi sapere da me? Il guanto che hai trovato sulla scena del crimine, quello che avrebbe fatto incastrare Freya e gli agenti per occultamento di prove. So perfettamente che sei stato tu a consegnarlo a quell'avvocato. Stavamo solo aiutando il nostro cliente, non volevamo mettere in mezzo anche Freya. La mia collega ha ragione, stavamo semplicemente facendo il nostro lavoro. Oh, quindi la possibilità di togliere di mezzo la persona che ti ha sempre messo i bastoni tra le ruote non ti ha neanche sfiorato la mente? Zia, avremmo potuto lasciarla alle mani di un serial killer, non credo che il nostro obiettivo fosse levarcela dalle palle.
Se stai cercando di incolparmi di qualcosa che non ho commesso, fai pure, ma sappi che la mia risposta non cambierà. Comunque non era questo il punto. Il vero problema è che sospetto che sia stato proprio Pandora a mettere quel guanto lì sulla scena del crimine, permettendo a voi di trovarlo. Cosa? E nessuno l'avrebbe visto? Ho l'assoluta certezza che qualcuno l'abbia fatto sparire dalla scena del crimine, rimettendolo al suo posto proprio quando siete arrivati voi. Stai dicendo che Pandora ha fatto di tutto per essere scoperto? E che qualcuno nella polizia lo stesse aiutando? Comincio a credere che il secondo Pandora, il vero artefice di tutto questo, faccia proprio parte della polizia. Quindi è Leon. Il che spiegherebbe come ha fatto ad avere informazioni così precise su ogni luogo e su ogni vittima durante tutti questi anni. Sarò franca con voi, anche se Mordred ha ammesso di essere stato complice nella morte di Freya. Ma che cazzo stai dicendo? Sai benissimo che non è così, che se non gli avessi sparato io... Ora non ha importanza, limitati a seguire il mio discorso. Non potrete più permettervi di fidarvi della polizia, e probabilmente, per quanto possa suonare assurdo, l'unico vero alleato che avete al momento potrebbe essere proprio l'avvocato di Baker. Cosa c'entra David in tutto questo? E vorresti farmi credere che, nonostante tutto il tuo rancore verso Mordred, ora vorresti darci tutti questi consigli? So che avete parlato con lui. L'ha fatto anche con me, e posso assicurarvi che è l'unico di cui possiamo davvero fidarci nella lotta contro Pandora. Per un attimo ho letto nella lotta contro il patriarcato. Non so che cazzo mi ha preso. Ma fu proprio David a chiederci del guanto. Lui per primo voleva distruggere l'immagine di Freya per salvare Baker. Fidatevi di me, non è così. Forse Emily vuole davvero proteggerci e David potrebbe essere l'unico alleato che ci è rimasto. O forse ci sta semplicemente spingendo nel ventre della bestia. Che razza di situazione. Direi che vi ho detto abbastanza riguardo le questioni che non hanno a che fare direttamente con il caso attuale. L'unica cosa che abbiamo capito è che la linea tra nemici e amici si è fatta sempre più sottile. Vi ho dato il mio punto di vista sulla questione, sta a voi decidere se fidarvi o meno. E se lavorerete bene stasera scopriremo se la mia ipotesi sull'appartenenza di Pandora alle forze di polizia sia giusta o meno. Potremmo soddisfare la tua curiosità se ti deciderai a darci qualche informazione riservata a cui non abbiamo accesso. Chiedi sempre di infrangere la legge con questa leggerezza? Lo prendo come un sì. Vediamo. Chissà, magari potrebbe uscire fuori mentre penso a voce alta. Bene, non resta che presentare le prove giuste e sperare nella sua collaborazione. Ok, allora noi vogliamo presentarle. Foglio strappato. Oh, quindi è tramite questo che siete riusciti ad arrivare così presto. Ma qui c'è scritto 21:30, la vittima è morta molto prima. Probabilmente Pandora ha dovuto agire in fretta per via di un qualche tipo di problema e non è riuscito a seguire il suo piano iniziale. Ed è comunque riuscito a colpire senza lasciare troppi indizi o testimoni. Il coprifuoco dell'isola è alle 20:30, no? Magari è quella la ragione. Ho capito, allora perché avrebbe dovuto scrivere 21:30? A prescindere da questo, sono sicuro che la chiave del caso sia proprio legata a quel biglietto. È la cosa che ha fatto agire il nostro amico in maniera frettolosa. Vediamo, è stato ammaccato sti cazzi le telecamere. Non avrete mica intenzione di chiedermi l'accesso a tutte le registrazioni dell'isola, vero? Credo sarebbe inutile, visto che sono presenti solo in zone che non sono legate all'omicidio. L'unica è quella sulla scena del crimine, ma... vedremo soltanto il suo schianto. Magari però con quelle registrazioni potremmo capire chi è stato a colpire la statua. Dubito sia successo di recente, soprattutto non credo abbia a che fare direttamente col caso. Temo tu abbia ragione. Eppure, nonostante tutto, queste telecamere rafforzano ancora di più la mia ipotesi che Pandora faccia parte delle forze dell'ordine. Eh? E perché? Perché questo posto è enorme, e gli unici esterni che conoscono l'esatta locazione delle telecamere sono i poliziotti. Maledizione, è vero? Forse la tua ipotesi potrebbe essere più plausibile di quello che pensavamo. Quanto pare. La scarpa? Perché mi state mostrando una scarpa puzzolente? Perché è quella che ci ha fatto capire chi fosse la vittima e cosa ci facesse qui dentro. Oh, notevole! Quindi siete riusciti a definire il suo profilo nonostante le sue informazioni fossero blindate. Il talento per l'investigazione supera sempre la tecnologia, dovresti saperlo. La tua modestia mi folgora, detective. La cera. Non posso dirvi nulla riguardo. Ok, niente. Mani, le ali. Ok, niente.
Vedi? Al contrario di 6 anni fa, la nostra vittima ha ferite da taglio sul braccio. Da cosa pensi sia derivato? Forse ha provato a difendersi il volto quando è stato spinto contro il vetro? Eppure solo un braccio è ferito e sappiamo che la cera l'aveva già accecato in precedenza. Quindi pensi che la cera sia stata versata quando la vittima e Pandora erano faccia a faccia? Assolutamente. E visto che supponiamo che la vittima non è stata narcotizzata, trovo impossibile che sia riuscita a farlo senza reagire. Abbiamo visto le sue impronte sulle colonne, quindi ha provato a reagire come? La vittima infatti era perfettamente sana, quindi come dite voi è quasi impossibile che sia riuscito ad accecarlo senza che la vittima reagisse in alcun modo. La situazione è davvero ingarbugliata. O magari stiamo semplicemente valutando la cosa da un punto di vista sbagliato? Ti prego, Emily, non potresti essere più esplicita sulle tue idee? Oh no, non vorrei mai condizionare la vostra versione dei fatti. Stronzo. Sti disegnetti, niente. Oh, cosa abbiamo fatto? Lui, la statua? Oh, non sapevo di atti di vandalismo simili all'interno dell'isola. Chi può essere stato a farli? Il punto non è chi è stato, ma bensì cosa ha portato a fare una cosa del genere. La gente qui dentro viene sfruttata ed è costretta a vivere in maniera precaria senza alcuna certezza del futuro. E la nostra vittima era molto legata ad alcuni dei vecchi che erano costretti a subire un trattamento simile. Quindi pensi che siano stati loro a spingerlo ad uccidere di nuovo qui? Qualsiasi sia la ragione, è palese che queste persone siano importantissime per capire meglio le motivazioni dietro tutto questo. Se lo dici tu... Manu? Cosa sapresti dirci riguardo ai pollici ustionati della vittima e al contenitore che abbiamo trovato nella sala? Oh, se siete riusciti ad entrare significa che avete qualche amico qui dentro. Immagino abbiate usato l'influenza del vostro caro amico. Forse abbiamo anche noi qualche piccolo angelo custode? E per caso il vostro protettore vi ha anche detto che le impronte digitali che abbiamo trovato su quei contenitori sono quelle della vittima? Eh? Ma è semplicemente assurdo. Pandora molto probabilmente aveva dei guanti e quindi non ha lasciato tracce. Ma se non altro ora sappiamo... Non abbiamo la sicurezza che ha provato a difendersi. E nonostante questo la cera è colata solo sul viso e nei punti in cui desiderava Pandora? Era ragione. Ma se non altro è un passo avanti. È tutto incasinatissimo. Allora, le mie indicazioni vi sono risultate utili? Molto più di quanto pensi. Forse ora comincio a capire come siano andate davvero le cose. Forse ora sarà meglio aggiornare. È lo stesso urlo di prima. Huh? Proveniva all'interno, dobbiamo muoverci. Volete rischiare di farvi ammazzare qui dentro? Lasciate fare gli agenti, vi informerò appena avranno finito. Andiamo, Era. Certo. Ehi, tornate subito qui! Oh merda, è morto? Oddio, ma quello è il signor Hope. Come diavolo ha fatto ad ammazzarlo qui in mezzo ad un corridoio? Arrivare a uccidere anche gli infermi, che razza di mostro. Che ore sono, soprattutto? Una lettera? E sembra essere intestata a noi. Che razza di scherzo è questo? Quel figlio di cane di un cane adesso si rivolge a noi direttamente? Fammela vedere. Geroglifici di infante, espressi sulla tela della vita. La morte colpisce il guscio, ma non scalfisce l'anima dell'opera. Un gioco demente, frutto di un genio incompreso che attraversa le decadi. Il codice del sole è nelle mani dell'amata. Senza vergogna. Succube di un destino che l'ha trascinata nella mediocrità dell'abisso. Il codice della luna è nei pensieri mal riposti del padre. Vittime carnefice di un gioco malato. La mano, il senso perverso dell'uomo, è celato nei ricordi perduti di giorni maledetti in cui affogano confetti al sapore di sangue. Ok, quindi si sta riferendo al codice che abbiamo trovato 6 anni prima. Il sole dell'amata senza vergogna, succube di un destino che l'ha trascinata nella mediocrità dell'abisso. Non ho capito a chi si riferisce. La seconda, la luna, si riferisce al padre della vittima di 6 anni prima. La mano, celato nei ricordi perduti di giorni maledetti, in cui affogano confetti al sapore di sangue. Ma che significa? Ma che significa? Ma che è? Un altro enigma! Pandora ha rischiato di farsi riprendere solo per trasportare il cadavere in questa stanza e consegnarci questa lettera? Sto davvero cominciando a stancarmi di questi giochetti. Quanto tempo ha ancora intenzione di farci perdere quel salico topo di fogna? Ottima domanda.
nessuna ferita o segno di colluttazione. Non sembra neanche presentare segni di intossicazione. Ma allora com'è morto? E soprattutto, perché l'ha trascinato fino a qui, in Bella Vista? Questo posto è pieno di telecamere. Non lo so, e temo che non avremo neanche il tempo di scoprirlo. La polizia sta arrivando, dobbiamo muoverci. Avanti, presidiate subito il perimetro e fatevi dare subito le riprese di tutte le telecamere nei dintorni. Sì, signore. E voi due cosa ci fate qui? Volete essere arrestati via al arrestati voi al posto di quel figlio di un cane? Abbiamo semplicemente colto l'occasione. Venite subito con me. Ma non accetto repliche, è un ordine. Fra? Tappo? Datemi subito la lettera che avete preso dalla scena, o giuro che passerete il resto delle vostre vite in carcere. Quella lettera era intestata a noi, l'avreste comunque... La lettera, non lo dirò una seconda volta. Fai come ti dice Mordred. Eh? Tutto qui? Cosa pensavi di trovarci, le prove della nostra colpevolezza? Non essere stupido, dovevo solo accertarmi che non foste la prossima vittima di quel mostro. Pandora non ha mai avuto nessuna intenzione di ucciderci, anzi sembra quasi che goda nell'essere inseguito da noi. Lascia i rapporti morbosi tra rivali nei fumetti di supereroi, questa è la realtà, Hera, e un serial killer si sta interessando a voi in maniera sempre più palese. Qualcuno potrebbe quasi dire che siete d'accordo con lui o che abbiate qualcosa da nascondere. Eh? Che cosa vorresti dire? Che a molti dei miei colleghi sta balenando l'idea che voi stiate sviando le indagini appositamente per evitare che Pandora venga catturato. Sicuro che sia l'idea di qualche tuo misterioso collega? Non essere stupido, sono stato proprio io a chiamarvi qui. Fattore che rafforza la mia ipotesi su che tu sia d'accordo con loro. Quanto ancora avete intenzione di accusarvi voi due? Quello che penso non ha importanza, al momento vorrei soltanto capire quale sia il senso di questa stupida lettera. Non posso ancora dirtelo con sicurezza, ma credo proprio che quello a cui si riferisce ha a che fare con quello che accadde 6 anni fa. Eh? E come fai a esserne certo? Perché tutti gli elementi a cui si riferisce li ho già visti da qualche parte molto tempo fa, e questa prova lo dimostra. Beh, dai. Dov'è? Perché è stato spostato? Quegli stupidi disegni che abbiamo trovato 6 anni fa sono collegati alla lettera? Esattamente. E sono quasi sicuro che i codici di cui parla siano riferiti a qualcuno che ha a che fare con l'isola. Sono d'accordo. Ma a cosa dovrebbero servire? Non ne capisco comunque il senso. Probabilmente ad aprire il posto in cui ti hanno rinchiusa 6 anni fa e che non siamo mai riusciti a trovare. Ancora quel posto? Quando abbiamo ripensato al passato ci siamo fermati esattamente prima che accadesse. Proprio per evitare che tu... Aspetta un secondo, quindi ci sta aiutando? O magari vuole solo farci cadere in trappola? Credo che valga comunque la pena seguire questa pista. La cosa certa è che uccidere Hope è stato un gesto masochista che rischia di distruggere l'intero piano di Pandora. Per quanto ne sappiamo, potrebbe averlo fatto solo per sviarci ulteriormente, costringendoci a seguire una pista diversa. Non dimentichiamo poi quei segni sotto le immagini che probabilmente sono direttamente collegati a questi codici di cui parla. Avremo maggiori risposte non appena mi daranno accesso alle registrazioni, che tu gentilmente ci mostrerai, non è vero? Non tirare troppo la corda, Mordred. Ti rendi conto che la situazione è appesa a un filo, vero? Pensi davvero che riusciremo a risolvere questo casino restando cauti e seguendo le vostre stupide indicazioni? Sai benissimo che senza di noi non riuscirete mai a prenderlo, quindi evita di farci la morale. Non siamo neanche riusciti a capire come ha fatto a uccidere la prima vittima e ora ne è spuntata un'altra. Se continuiamo così rischiamo davvero di perdere il filo di tutta questa faccenda. Credo farebbe bene a tutti provare a fare un punto della situazione, magari ripartendo dalle basi, che ne dite? Va bene, ma vediamo di fare in fretta. La ricostruzione del caso, bravissimi che hanno aggiunto una roba del genere, perché questo caso è molto più lungo degli altri, a quanto pare, ed è importante permettere al giocatore di ricordarsi le cose anche che sono successe un paio di ore fa. Così puoi andare avanti con calma dopo e consapevole del fatto che il giocatore si ricorda le cose importanti. Bravi. Ok, vogliamo partire paragonando le due scene del crimine? Mi sembra una buona idea. Sappiamo che l'omicidio è avvenuto alle 20:30, un'ora prima di quella di 6 anni fa. Nonostante nel biglietto che ci ha dato Leon ci fosse scritto che sarebbe avvenuto alle 21:30. Quindi possiamo intuire che qualcosa ha sconquassato i piani di Pandora, costringendolo ad agire prima del previsto. E ancora non sappiamo perché.
L'unica cosa di cui sono certo è che sto diventando pazzo. In questo dannato posto è vietato fumare e io sto cominciando a innervosirmi. Quanto la fai lunga per una stupidaggine simile. Vogliamo tornare sull'argomento principale, per favore? Nella scena di 6 anni fa la vittima aveva la gola tagliata, ferite provocate da vetri sulla spalla ed è precipitata all'interno dello stagno. E non dimentichiamoci delle ali, simbolo della rappresentazione del mito di Icaro. Stavolta il cadavere presentava soltanto ferite provocate da vetri sul braccio, ed è precipitato sulla targa accanto allo stagno, rimbalzando poi sul suolo. La cera è stata versata sul volto anche stavolta, ma rimane da capire come abbia fatto Pandora a compiere un gesto simile. Sto cominciando a formulare una nuova ipotesi, vai pure avanti. Oh, e non intendi neanche condividerla con noi? Pff, fai come vuoi. Comunque sia, al contrario di molti anni fa, l'isola ora è piena di telecamere, ma sono poste solo in alcuni luoghi specifici. Beh, l'ipotesi secondo me è che lui abbia versato la cera dopo l'omicidio, dopo averlo lanciato giù. Perché, per quanto sia strano, considerando che appunto abbiamo trovato tracce di cera sopra, e il tizio aveva le mani ustionate, è altrettanto strano il fatto che, uno, la cera non si sia in alcun modo spostata dopo la caduta. Cioè, se tu versi della cera in bocca ancora, ma sugli occhi, posso credere mai che facendo un volo di 4 piani la cera, che comunque era ancora calda quando lui è volato giù, perché ha lasciato le impronte, quindi vuol dire che era ancora calda, la cera ancora calda non si è spostata, mi sembra più plausibile che lui l'abbia messa dopo. Però come cazzo fai? Perché vuol dire che davvero hai avuto una frazione di secondo, perché noi eravamo lì e siamo corsi subito appena urlato. Quindi boh, forse le urla erano di qualcuno che aveva trovato il cadavere e non della persona che è morta, che stava cascando. Boh. Comunque sia, al contrario di molti anni fa, l'isola ora è piena di telecamere, ma sono poste solo in alcuni punti specifici, luoghi che probabilmente Pandora conosceva alla perfezione, motivo per cui ha compiuto l'omicidio nella sala prove, che ne era sprovvista. Inoltre non abbiamo ancora idea di come abbia fatto a trasportare le sue vittime fin laggiù. Ipotizzo che esista un qualche passaggio nascosto nei dintorni. E forse questa lettera potrà aiutarci a trovarlo. D'accordo. Quindi ora non ci resta che decifrare quei codici, trovare la stanza e fermare quello psicopatico una volta per tutte. Va bene. Allora voi continuate a interrogare i vari sospetti. Magari riuscirete a scoprire qualcosa di più. Io corro a farmi dare le registrazioni, evitando anche che qualcuno provi ad arrestarvi nel mentre. Come faremmo senza di te? Se solo non fossi in servizio ti avrei già spaccato la faccia almeno 4 volte. Minchia Fra, calmo però. Abbiamo tra le mani il caso più complicato della nostra vita e la situazione non fa che peggiorare tra voi due. In realtà credo di cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Eh? In che senso? Facciamo una capatina nella camera oscura, parliamo con i nostri vecchi amici dell'isola e poi capirai. Un'ultima cosa. So che è estremamente difficile per te, Era, ma come avrai intuito... Lo so. Il terzo codice si riferisce a quello che mi successe in quella stanza. D'accordo, proviamo a ritornare ancora una volta nel passato. Sicura di riuscire a reggere lo stress? Non che abbia molte alternative. Puoi nuovamente tornare nel passato utilizzando la foto inventario. Ok. Facciamolo. Oh, mia piccola splendida dea, quanto vorrei farti ascendere nell'eternità in cui meriti di stare. Scusami? Ma l'origine del male deve ancora nascere, e serbo ancora grandi piani per il mio piccolo frutto proibito. Eh? Tic-toc, 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 tic-toc. Il tempo scorre, e le nostre velleità mortali si affievoliscono. Eppure tu, la madre di tutto, rimani intatta e pura. Ed è proprio per questo che non posso fare a meno di odiarti. Con ogni singola fibra del mio essere. Che palle quando parlano così. Quando spargere viscere dissacrando il tuo sacro tempio, mutilare le tue statue, strangolare i tuoi apostoli nel sonno e godere della tua ambrosia mi procurerebbe così tanta gioia. Eppure oggi sono qui solo per farti un dono, un tributo ad un potere maggiore. Conservalo con cura e un giorno potremo incontrarci di nuovo. Oh, che palle, ogni volta che qualcuno cerca di fare il... sofisticato di sto cazzo con delle cose che hanno
poco e niente senso, quanto mi cala l'entusiasmo, quanto davvero mi cala la passione e la voglia di proseguire sto gioco. È proprio una di quelle cose che è il mio trigger. Cioè, è quella roba che mi fa dire no. Vabbè, ok, bla bla bla, questo è quello che stavo dicendo. Ah no, aspetta, pensavo fosse roba che stavo dicendo. Se non la finisci di urlare, giuro che stavolta ti ammazzo sul serio. Eri un fantasma fino a 5 minuti fa. Come diavolo hai fatto a diventare una furia un secondo dopo? Se continuerete a non farmi entrare in quella maledetta camera oscura, giuro che Pandora sarà l'ultimo dei vostri problemi. Te l'ho già detto, è ancora sotto shock, ma sta bene. Sta bene? Ma se mi hai detto che l'hanno trovata in quella maledetta stanza tremante e incapace di parlare? Abbassa il tono, detective. Te lo dirò per un'ultima volta. Almeno sapresti spiegarmi come diavolo ha fatto Pandora o chiunque l'abbia rapita a portarlo nella stanza, nella sala prove, dalla sala prove alla camera oscura senza che nessuno rivedesse. Se evito di farti andare lì è proprio perché stiamo cercando di scoprirlo. Inoltre dubito che ora la ragazza voglia parlare con te. D'accordo. Allora direi che abbiamo finito con i giochetti. Chiudiamo questo caso. Ora. Ti sei bevuto il cervello? Come pensi di riuscire a farlo? Stai zitto e ascoltami. Ho un piano, ma ho bisogno di te. Ok. Adesso sono curioso di sentire che cosa ti sta balenando per la testa. Sei completamente impazzito. Hai idea di cosa mi stai chiedendo di fare? Hai qualche idea migliore? O preferisci rimanere tutta la vita a rincorrere fantasmi? D'accordo, farò come mi chiedi. Ma sappi che se le cose andranno per il verso sbagliato sarà tutta colpa tua. Sono pronto ad accettare le conseguenze. Portami quei due, prenderò più tempo possibile. Spero davvero che tu sappia quello che stai facendo, o siamo morti. Oh, credimi, lo spero anche io. Non lo sapevo. Spoiler, non lo sapevo. Per un cazzo. Ok, quindi praticamente il piano è... Loro parlano con Mordred mentre Leon piazza le prove da qualche parte. Immagino. Eccoci qui davanti a lei, signor detective. Proprio come quel simpaticissimo poliziotto ci ha intimato di fare con la forza. Sembrerebbe quasi che lei abbia molto influenza sul dipartimento, eh? Credo sarebbe carino parlarne con qualche giornalista, eh? Mi creda, non avrà il tempo per andare a raccontarlo a qualcuno. Oh, direttamente alle minacce? E io che volevo chiederle se si era ripreso dall'ultima volta che ci siamo visti. Mi chiedo cosa possa esserle successo così all'improvviso. Forse era il senso di colpa per aver torchiato una povera ragazza innocente? Probabilmente il nostro amico non è in grado di reggere la pressione ed è crollato. Ci vuole coraggio ad accusare senza avere alcun genere di prova, specialmente quando ha a che fare con due persone famose come noi. Ecco di nuovo quella maledetta maschera, ma perché proprio ora? E soprattutto perché appare solo a lei? In realtà le prove le ho e come. Le dispiacerebbe mostrarmele? Un drappo di stoffa collegato al vestito della sua collega trovato in sala prove, senza contare il suo desiderio di vendetta nei confronti di Maximilian. Quindi potete anche chiuderla subito con questa farsa. E i miei genitori? Vorrebbe davvero fare leva su una tragedia del genere? E dove sare... E cosa dovrebbe provare uno stupido drappo di stoffa? Chiunque avrebbe potuto usare quel vestito per incastrarla. Non è possibile. La maschera è scomparsa. Ma che diavolo sta succedendo? Lei è un mostro, detective. Ha anche soltanto la minima idea di quanto abbia sofferto per quello che è successo. Se sono qui è solo per omaggiare la memoria dei miei cari e fare in modo che non avvenga mai più. Quindi lei probabilmente è una psicopatica, cioè una persona che non ha la cioè che non ha dei veri e propri sentimenti e quindi è una roba un po' difficile da spiegare, però vediamo se è quello che sto pensando. Il solo pensiero che Jennifer possa essere Pandora mi fa sbellicare dalle risate. O magari ha cominciato a credere che fossi io. Non riesco neanche a rispondere. Che cosa mi prende? Che le succede, detective? Il gatto le ha mangiato la lingua? Non mi dica che ora si sente in colpa per quello che mi ha detto, vero? O forse è triste solo perché la sua collega non è assieme a lei? Non mi dirà che le è successo qualcosa? Non riesco a respirare. Era... Mani in alto, non muovetevi, siete in arresto. Chiamate immediatamente la centrale, ditegli che lo abbiamo preso. Upsi. Il momento del fuck up. Collassare davanti al proprio nemico un secondo prima che venga arrestato. Di certo non hai fatto esattamente una bella figura. Se non altro ti sei ripreso quasi subito. Stai invecchiando male, vecchio mio. Sarò anche vecchio,
ma se non fosse stato per la mia idea non saremmo mai riusciti a prenderli. Vabbè, approfittare del mio grado di poliziotto per entrare nella loro stanza, depositando prove false che hai rubato nelle altre scene del crimine, la chiami un'idea? Quello che conta è il risultato, no? In meno di 5 minuti l'intero dipartimento si è scagliato su di loro. Le prove che mi hai dato non sono mai state schedate dalla polizia o da chi era presente, quindi è palese tu le abbia nascoste fin dal principio. Come ti ho detto più volte, la polizia e la politica non vedevano l'ora di trovare un capro espiatorio su cui addossare le colpe di Pandora. Anche un singolo capello sarebbe stato sufficiente a far arrestare qualcuno. Questa città si basa sulle apparenze, la presenza di Pandora ne stava distruggendo la credibilità su più livelli. Perché non ne hai mai parlato a me o ad Era? Perché per raggirare i tuoi nemici devi prima ingannare i tuoi alleati. Che cazzo di frase di merda è? Non è vero, è una stronzata, ma che c'entra? Ma che cazzo... Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma che... Stronzata. Quel tuo sorriso demente mi dà davvero sui nervi. Sembra quasi che tu non riesca a pensare alle conseguenze di quello che abbiamo fatto. Hai idea dell'inferno in cui ci siamo appena cacciati? Abbiamo fatto la scelta giusta, non hai motivo di preoccuparti. Il fatto che tu riesca a dire una bugia simile senza fare una singola smorfia è agghiacciante. Farebbe molto ridere se effettivamente loro fossero i veri cattivi alla fine. Cioè, tipo, quei due che abbiamo appena fatto ammazzare fossero effettivamente il Pandora originale e poi dopo 6 anni Leon ha preso a fare questa roba. Mi sto semplicemente abituando alle luci della ribalta. Ormai siamo famosi, amico mio. Probabilmente abbiamo appena condannato a morte 2 innocenti e tu pensi solo alla gloria. Non so cosa darei per avere la tua faccia di bronzo in questo momento. Mi basta sapere che Pandora non si farà mai più vedere a prescindere, visto che nessuno gli darà più la caccia. Mi stai forse dicendo che questo era il tuo piano fin dall'inizio? Forse. Ma in base a cosa? Cioè, cosa cazzo ti dice il cervello? Cosa ti fa pensare che sacrificare 2 persone possa fermare un serial killer? In base a qua? Cioè, la logica dietro questa scelta qual è? Il minore dei mali possibili, capisco. Abbiamo vinto, ed è questa l'unica cosa che conta. Se lo dici tu, ora è meglio che vada. Era sta per venire rilasciata, immagino avrete molto di cui parlare. Oh, eccola che arriva. Eccola che arriva. Salutamo... Era? Che cosa ti hanno fatto? Non ho mai avuto il coraggio di chiedere ad Era cosa fosse realmente successo, e ancora oggi non ho mai capito il perché di quelle maschere e del mio improvviso sverimento. L'unica cosa di cui ero certo è che da lì in poi non avrei mai più potuto tornare indietro. Ok, però non ce l'ha detto ancora? Non pensi che sia il caso di dircelo, Era? Io capisco che possa essere un evento traumatico, però... Cavolo, almeno... un indizio? Era, io... Mi dispiace, non dovevamo... No, non preoccuparti. Ora ricordo perfettamente il suo messaggio, quindi ne è valsa la pena. D'accordo, come desideri. Deliziosi supplizi. Eh? Ma che è sta merda? Lo scudo della vergogna rifrange sulla lama, portata dall'eroe dall'elmo prominente. Una delle sorelle al centro ammira la scena, rifiutandosi di gettare lacrime tipo... Ma che significa? Ma soprattutto, da dove è uscita sta frase? Ma che cazzo significa? No, ma sta roba è orribile. Cioè, stanno un po' rovinando tutto, devo essere sincero. Tutta questa cosa del... Micio, ciao. Carezzine per il micetto. Tutta questa cosa del voler essere sofisticati... un po' mi fa cagare. E poi non c'entra un cazzo. Cioè, cosa vuol dire che hanno... Cosa vuol dire che... Dove l'hanno trovato sto messaggio? Quello che gli ha detto Era? Non era quello che noi abbiamo visto nel flashback? All'inizio del flashback? Boh, si capisce una sega. Andiamo a parlare con la signora. Ti prego, Mordred, almeno stavolta cerchiamo di usare un minimo di tatto. Non credo che ce ne sarà bisogno. Oh, bentornati, miei cari. A cosa devo il vostro ritorno? Sa benissimo perché siamo qui, signora. Rispondo velocemente alle domande e la lasceremo a piangere il suo lutto. Daryl è finalmente libero dalla sua prigione. Non ho motivo di piangere.
Sono arrivati i risultati dei filmati che abbiamo chiesto. Intendi quelli della stanza in cui è stato portato Daryl? E cosa hanno scoperto che è stata lei? Non hanno fatto altro che confermare la peggiore delle mie ipotesi. Signora, suo marito è coinvolto nell'omicidio di Henry Johannes? Assolutamente no. Mio marito lo adorava, era praticamente nostro figlio. E poi conoscete bene qual era la sua situazione fisica. Come avrebbe mai potuto farlo? Ci siamo. Questo sarà l'interrogatorio più importante di tutta la mia vita, quindi non posso permettermi di sbagliare. Ok, salviamo? Anche perché è da un po' che non salviamo. Il volo di Icaro. Devo prima raccogliere tanti indizi. Ok, che palle, va bene. Però almeno qua me lo dice. Su Phoenix Wright non te lo diceva neanche, dovevi andare a speranze. Ora che siamo tornati qui, ti dispiacerebbe farmi capire cosa ti passa per la testa? Ti ricordi quegli strani disegni che abbiamo trovato nella sala prove 6 anni fa? Certamente, dubito potrei dimenticarmeli. Un sole, una luna e una mano. Gli stessi che vengono citati nella lettera di Pandora. Non solo, sotto di essi erano presenti 3 cerchi che finalmente ora cominciano ad avere un senso, sono questi qua, chiaramente. Se lo dici tu? Io però non mi ricordo come erano messi. E qua non sono presenti? No, sì. Sono... dall'1 alle 4, dalle 10 alle 2, 1, 4, 10, 2, 7, 11, 1, 4, 10, 2, 7, 11, sì, forse dovremmo provare a cambiare l'orario dei vari orologi, dopotutto lì ci ha detto che i quadri cambiano ogni 15 minuti, ha ragione, vale la pena tentare. Ciao Simo, buonasera caro, buonasera. Dovremmo cercare tra gli indizi disponibili per capire a che orario dovremmo sistemarli. Sbagliato? Ho cliccato sullo schermo sbagliato. Ciao Simo, come va, come va? Hai visto che t'ho scritto oggi? Forse riguardando qualcosa legato a 6 anni fa? Sì. E grazie al cazzo, no? Ok, proviamo a sistemare l'orario di ogni singola colonna, partendo da sinistra e andando verso destra. Il primo orologio a sinistra erano... era tipo le 13.40. No, le 13.40, erano mezzogiorno e 20, più o meno. Visto, visto, sono ancora indeciso, però tu che fai? Io probabilmente andrò... non ho ancora ben capito come, forse andrò in macchina con Ari e Fabio... quindi volevo sapere se tu avevi i programmi, nel caso possiamo andarci tutti insieme, credo, se per loro non è un problema, e se tu hai voglia di venire, chiaramente. Andiamo in giornata però, facciamo in giornata solo sabato questa volta. Ok, ora quella al centro. Quella al centro era la notte, quindi erano tipo le 10.10, come le hai le mani sul volante, 10.10. E infine quella a destra che erano le 7.45... più le 7.58, mi sa. 45 qua, sì, erano le 7.58, dai. Ok, ti aggiorno. Fammi sapere, mi raccomando. Per il resto, come stai? Che si dice? Bingo. Aspetta un attimo, ma questi quadri sono collegati alla lettera che ci ha dato Pandora. E scommetto che sono anche il modo per entrare in quella maledetta stanza nascosta. Se non ricordo male, il responsabile della mostra ci ha detto che i quadri nelle colonne dovrebbero essere interattivi. Magari vale la pena provare a ispezionarli? Credo serva un ordine preciso. Impossibile da sapere senza aver prima svelato il mistero dietro quei 3 codici. Cominciamo da quello, poi penseremo a questi affari. D'accordo, ma trovo semplicemente assurdo che i quadri siano stati programmati dagli stessi orari che abbiamo trovato nella sala prove 6 anni fa. E di certo Pandora non aveva nessun motivo per aiutarci a trovare il suo nascondiglio. Qualunque sia la ragione, è palese che il nostro amico lì è invischiato in mezzo a questo casino, visto che è lui a gestire gli orari di presentazione dei quadri. Per il momento evitiamo di fare troppe congetture. Difficile parlare di congetture quando si è davanti a un caso così assurdo. Ciao. Tutto bene, ho fatto partire il blog un paio di giorni fa e adesso sto creando la pagina social e preparando dei nuovi articoli. Mandami il link, Simo, mandami il link del blog, che sono interessato. Te invece, t'a posto, sto giocando questo giochino da un po'. Che fra l'altro è un gioco che ho conosciuto allo Sviluppo Party di 7 anni fa, ormai.
giusto per rimanere in tema con lo svilupparti. E niente, per il resto sono tranquillo, sto lavorando a un nuovo progetto in Milestone, di cui non posso parlare perché è ancora una roba NDA, ma che dovrebbe essere rivelato questo mese, se non sbaglio. Però niente spoiler. Allora, indaghiamo. Deve farci al momento. Ok, però noi lo sappiamo cosa dovremmo farci in realtà. Abbiamo il messaggio che ce lo dice. Dov'è che sta? Dov'è il messaggio? Non ce l'abbiamo più? Non so se hai visto il kart della Disney. No, karting game. Forse sì, ma mi è passato completamente di testa perché era una roba estremamente mediocre. Può essere? Non lo so, no, probabilmente non l'ho visto. Cioè, sicuramente non l'ho giocato e non l'ho visto neanche tipo video o cose del genere. Però può essere che sapessi che c'è un karting della Disney da qualche parte. Nel mondo, nell'etere. Che vuol dire trovare il primo, il secondo e il terzo codice? Dov'è che stanno le... Eccolo qua. Lettera di Pandora. Codice del sogno della madre amata senza vergogna, succube di un destino che l'ha trascinata dalla mediocrità dell'abisso. Io non ho la più pallida idea di cosa voglia dire tutta sta roba. L'unica cosa con cui posso interagire è questo quadro, quindi mi sa che per ora non abbiamo niente da fare qui. Non so se farà successo, so solo che è uscito. Se è uscito e non l'ho sentito, dubito seriamente che farà successo, sì. Di solito la roba che esce, a meno che non sia un indie particolarmente piccolino, però di solito la roba che esce non mi passa neanche, non dico sott'occhio, ma almeno sentirla al day one o al day two. Difficilmente. Però vabbè, avrà venduto sicuramente qualche copia coi bambini, nel senso, immagino che il target fosse quello alla fine dei conti. Trata isola, possiamo fare qualcosa? Non so. Penso sia uscito free to play. Allora vabbè, sarà le solite robette strane. Non credo che sia. Vediamo, fammelo vedere, dai. Mi ha messo il dubbio. YouTube, un po'... Sbagliato. Allora, Disney Kart. Si chiamerà? Disney Speedstorm. 23 minuti di gameplay. Ah, addirittura la carriera? Ok. Un po'. Figa la grafica, però bella tosta, eh. Bella frizzantina. Mica male. Ruben, io è incredibile, sto qui gioca qualsiasi cosa, non so come faccia. Fido, lei ha appena controllato, ok. Beh, cazzo, sembra... A livello di produzione sembra davvero elevato, cazzo. Però il feeling così, a vederlo, mi sembra estremamente legnoso il feeling dei kart. Cioè, mi sembra un po' pesante. E ha le stesse meccaniche di Mario Kart, Crash Team Racing. Apprezzo la soundtrack, però. Ma pure la soundtrack mi sembra, cazzo... Figa, senti che beat. Ti dirò. È che i kart mi sembrano davvero... legnosi, pesanti. E i giri durano 20 secondi? In 50 secondi ne ha fatti due, compresi di tutorial. Sta soundtrack, raga, cioè... La voglio come... non lo so. La voglio come soundtrack della mia vita. Senti come mena, oh. Legna fortissimo. Questo è l'orologio.
Sono proprio tutti i power up di Crash Team Racing. Questo è lo scudo. Dico Crash Team Racing perché Mario Kart non ci ho mai giocato. Quasi. Devo dire che come livello di produzione mi sembra abbastanza elevato. Poi vabbè, le solite loot box, figurati. Bomba. Bomba. Ok. Ti dirò. Mi ha convinto molto di più di quanto mi aspettassi, sinceramente. Quindi ci sta. Ok. Però vabbè, nel senso... Il fatto che nessuno ne stia parlando credo che sia un segno abbastanza indelebile del fatto che non farà successo. Almeno non nel breve periodo. Ancora voi due non avete mica intenzione di imputarmi alla morte... Di imputarmi la morte anche di quel maledetto vecchio, vero? Non direttamente. Abbiamo trovato questa lettera sul corpo della vittima. Hai idea di cosa possa significare? Ci mancavano solo altri stupidi indovinelli. No, tutte queste parole non hanno... Minchia, che faccia, dai! Fra, non mi serve manco la maschera! Cioè, te lo leggo letteralmente io in faccia! Tutte queste parole non hanno senso. Credo sia palese che lo stia facendo per depistarvi dandovi false informazioni. Sì, c'ho scritto deficiente io in fronte, c'ho scritto. Cretino, qua, al carattere cubitale. D'altronde dubito che Pandora sia così stupido da aiutarvi, sapendo che dareste anche l'anima per fermarlo. Come sospettavo, il nostro caro Maximilian possiede uno dei tre codici. Resta solo da capire quale. D'accordo, allora se non vuole dirci la verità spontaneamente saremo costretti a tirargliela fuori con la forza. Siete già arrivati alle minacce? Non so nulla, ve l'ho già detto. A volte credo che tu goda nel vedere le persone perdere le staffe per via del tuo comportamento così aggressivo. Puoi sgridarmi quanto vuoi, ma sai perfettamente che ha sempre funzionato. Quasi sempre. Ne ho abbastanza dei vostri giochetti, vado a chiamare la polizia. Siamo a un passo dallo scoprire chi ha ucciso suo figlio e siamo gli unici che hanno davvero la possibilità di risolvere questa faccenda. Vuole davvero continuare a soffrire per te per sempre sapendo che avrebbe potuto vendicare la sua morte e non l'ha fatto? Va bene, ma facciamo in fretta. Che cosa volete sapere da me? L'origine del codice. Vorrei iniziare chiedendole i dettagli successivi allo scandalo derivante dal crollo della colonna all'interno del vostro teatro. Non vorrà mica mettere in mezzo di nuovo la questione di mio figlio, vero? Si limiti a rispondere alla mia domanda. Dovrò intervenire nella sua ricostruzione e costringerlo ad arrivare al codice, è l'unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione. Dopo il crollo tutti si avventarono su mio figlio, e proprio per questo fummo costretti a irrigidire anche le misure di sicurezza, nonostante tutte le petizioni. Potrebbe ripetere la frase per favore? Ah, giusto, perché c'è quella cosa... Ok. Tutti si avventarono su mio figlio. Cosa intende? L'opinione pubblica? La polizia? No, i primi ad aggredirlo furono proprio gli abitanti dell'isola. Bottiglie, sassi e molto altro venivano lanciati dalle finestre come gesto di protesta. Qualcuno gli aveva messo in testa che si era intascato i soldi degli appalti facendo costruire intere zone non a norma. E non era vero? Voglio dire, se non è così, il crollo da cosa era dovuto? Dall'idiozia dell'impresa di costruzioni, da che altro? Alcuni arrivarono addirittura ad aggredirlo fisicamente, ma trattandosi solo di anziani non riuscirono a fargli nulla. Questo posto continua a cadere a pezzi ed è praticamente sprovvisto di qualsiasi facilitazione per anziani, eppure lui continua a voler negare l'evidenza. Capisco, direi che ci ha detto abbastanza su questo argomento. Possiamo tornare all'inizio? Misure di sicurezza. Quindi le misure di sicurezza aumentarono ancora prima che succedesse il disastro con Pandora? Avevamo cominciato a discuterne, ma non riuscimmo ad arrivare al punto per via delle questioni di quelle stupide petizioni. Forse dovrei chiedergli di più sull'argomento. I cambiamenti radicali che conoscete avvennero molto dopo, ma ovviamente lo Stato ci chiese delle risposte immediate, che però non avvennero come sperato. Eh? Perché Pandora colpì prima che si attuassero, capisco. Va bene, direi che possiamo tornare all'argomento principale. Petizioni. Figa questa cosa di selezionare la parola chiave come, come la domanda in automatico. Carina, sono d'accordo. Questa cosa la faceva tipo anche Danganronpa, solo che Danganronpa fa schifo come gioco, quindi... Sono contento che abbiano preso una meccanica e l'abbiano messa in questo giochino. Non so se hai visto i video su YouTube, Simo. Questo è un indie italiano e devo dire che mi sta piacendo parecchio. È molto semplice, però stranamente non ho quasi nulla di cui lamentarmi. Il che è molto raro. Infatti il titolo del primo video su YouTube si chiama tipo... Io che non mi lamento per 2 ore. Che è molto strano.
Tu che conosci bene il canale lo sai, io ogni volta che entri mi sto lamentando di qualcosa. Però in questo gioco, devo dire, l'unica cosa che mi infastidisce un pochino sono quando il killer parla, no, per frasi un po' forbite, particolari e difficili da capire, quella roba mi dà molto fastidio. Però è una roba estremamente mia. A livello di gameplay, a livello di trama, per ora torna tutto e sono molto contento di questa cosa. Petizioni? Cosa intende? Che qualcuno si rifiutò di aumentare le misure di sicurezza a livello d'architettura perché avrebbero rovinato l'armonia della struttura. Fece storia anche per l'inserimento delle telecamere, motivo per cui adesso non sono presenti in moltissime zone della struttura. Rovinano l'ambiente artistico e la privacy, sono inaccettabili. Pff, che razza di idiota. Quindi sta parlando di Lee. A chi si riferisce? Chi era la persona che ha portato avanti le petizioni? L'ex responsabile della Camera Oscura. Gli diedi quel ruolo solo per evitare che continuasse a borbottare, ma ho solo peggiorato la situazione. Non l'abbiamo mai conosciuto, neanche 6 anni fa. Saprebbe dirci il suo nome? Mi dispiace, non lo ricordo. Oh, davvero? Ho l'impressione che lei se lo ricordi e come. L'ex responsabile della Camera Oscura, una persona particolarmente ammirata sia da Lee che da Andrew. Direi che ormai è palese, la persona che gestiva la Camera Oscura durante l'omicidio di 6 anni fa è... Hope. L'ultima persona ad essere morta qui in questo dedalo infernale, Daryl Hope. Incredibile. Eppure non riesco a capire come mai Pandora abbia deciso di ucciderlo. Perché quel maledetto mentecatto ha continuato a sbraitare nonostante ormai fosse solo un vegetale. Ecco, vi spiegate il motivo. Cosa? Poco dopo la morte di mio figlio le sue condizioni peggiorarono a vista d'occhio, ma continuò comunque a ritardare i lavori legati alla sicurezza. E quindi fui costretto a sostituirlo, distruggendo ancora di più la mia reputazione e rendendomi un mostro agli occhi di tutti gli abitanti dell'isola. Se non fosse stato per lui, le sue stupide idiozie, ora avremmo le telecamere ovunque, mio figlio sarebbe ancora vivo. Cosa c'entra suo figlio con Daryl? No, no, niente, lasciate stare. Direi che ormai è un po' troppo tardi per lasciar correre. Sputi rospo, che rapporto avevano quei due? Mio figlio stava facendo di tutto per ripulire il suo nome, e sapendo della buona nomea di Daryl dell'isola, decide di rivolgersi a lui per risolvere la faccenda, ok? Sinceramente non ho visto da te le scorse sere, ma è una tipologia di gioco che non mi piace seguire in live, perciò non l'ho neanche inquadrato bene. Visual novel, il punto e clic, è una sorta di storia interattiva. Hai presente Phoenix Wright? Se hai presente Phoenix Wright, è una roba molto diluita e senza la parte in tribunale. Prende molto da Phoenix Wright, prende proprio la logica del parlare con le persone, la logica dell'esplorazione degli ambienti e del trovare gli indizi. Prende anche la meccanica dei Magatama del secondo capitolo. Se non hai mai giocato Phoenix Wright, gioca Phoenix Wright, perché sono dei capolavori. Io ho speso 250 euro per comprarmi i giochi. Pezzi di merda che non li vendono più. Ed è davvero una delle serie più belle di sempre. È una delle mie top 10. Cioè, infatti, se vedi sotto nella descrizione del canale, è scritto nella mia top 10 videoludica di sempre. Ok, non l'ho mai giocato, ma lo conosco e so che è molto famoso. È molto famoso per un motivo, perché è eccezionale. È eccezionale. E questa è una versione un po' light, diciamo. È anche un po' più adulta e matura. Un po' più grezza, un po' più noir. Perché Phoenix Wright, chiaramente, essendo il gioco, sai, un po' asiatico, simpatichello, ci sono tante battute, c'è tanta ilarità, c'è tanta commedia. Qua molto più noir, molto più violento il tutto, insomma. Cioè, come si vede anche da questo screen. Cioè, bianco e nero, grigi, colori estremamente poco saturi. Insomma, è chiaro il mood del gioco. In che senso? Quell'uomo aveva così tanto ascendente su tutta la città? No, solo all'interno dell'isola. La nostra influenza è enorme e siamo riusciti a colmare lo scandalo, almeno superficialmente. Ma se non avessimo risolto in fretta la questione con gli abitanti avremmo rischiato un collasso irreparabile. Eravate così preoccupati? Insabbiare una rivolta dovrebbe essere molto più facile che nascondere la morte di due vecchi. Scusa, in termini di gameplay, l'utente cosa viene chiamato a fare? Dammi un attimo che finisco qua che mi sta partendo il cervello con sta roba del glitch e arrivo. Potere si basa sulle apparenze, signor Foley, e se avessimo dato segno che la nave stava affondando, tutti i topi del governo sarebbero scappati. E come è facile intuire, il capitano sarebbe sicuramente dovuto morire insieme alla nave, e io non potevo permetterlo. Praticamente quello che il giocatore deve fare come gameplay è 1. Parlare con le persone, e quindi scoprire cose aggiuntive. 2. Esplorare le zone. Quindi tu semplicemente come in un punto e clicca,
come un hidden game, hidden item game, hai presente, no? Quello in cui tu clicchi e trovi gli oggetti, no? Quelli nascosti. È più o meno la stessa cosa qui. Tipo, clicchi sulla porta e ti dice questa porta va verso il corridoio centrale. Poi clicchi sulle scale e dice c'è qualcosa sulle scale e ti trova l'indizio. Fortunatamente te li evidenzia anche, quindi è fatto molto meglio di Phoenix Wright, almeno dei primi, perché in Phoenix Wright spesso e volentieri era... Phoenix Wright è vecchio come gioco, è molto vecchio e un po' si sente. Scusa le domande schiette e banali, ma è per inquadrare bene il genere? No, vai tranquillo, è una specie di visual novel, è una specie di visual novel con degli elementi punta e clicca, fondamentalmente. Principalmente una visual novel, però le interazioni a livello di esplorazione e indagini sono... Tu che hai la schermata, tu che clicchi sulle cose, il gioco che ti dice questa cosa è utile, questa cosa non è utile. O meglio, clicchi solamente sulle cose utili perché sono evidenziate. Riuscirono a trovare un accordo e per cementarlo quel bastardo gli fece dono di un quadro con una lettera annessa. Potrebbe essere più specifico su questo punto? Pensando di non averlo umiliato abbastanza, quello stupido vecchio regalò a mio figlio un quadro di uno stupido artista sconosciuto, allegando una lettera. Ricordo ancora le idiozie che c'erano scritte sopra. Regali inaspettati. Stringi il cappio sulla tua ipocrisia e reca omaggio al sorriso della dea. Ma che significa? Come sospettavo, questo messaggio deve far parte del codice di Pandora. Ora non resta altro che decifrarlo. Ah, scusami, non ti ho detto una cosa importante, quello che stai vedendo a schermo in questo momento. Il protagonista, Mordred, riesce a capire quando le persone mentono. E lo vede come questa maschera mostruosa sui loro volti. Quindi quando qualcuno dice qualcosa che non corrisponde al vero, o almeno quando sono convinti che questa cosa... Ma quando la persona sta spudoratamente mentendo, sapendo di mentire, compare sui loro volti questa maschera. E tu poi devi parlarci e mostrare loro degli indizi per scovare la verità, fondamentalmente. E dove si trova adesso quel quadro? Lo diedi in beneficenza qualche anno fa dopo averlo tenuto nascosto in cantina a prendere polvere. Non ho idea di dove l'abbiano messo. Si ricorda cosa raffigurava di preciso? Una sorta di dea che godeva nel veder vomitare una donna dalle sembianze di ragno che soffriva ai suoi piedi! Ma che cazzo! Mi sarei rifiutato a prescindere di mostrare una cosa del genere ai miei ospiti, ma perché lui continua a glitchare? Cioè cosa... Eppure il messaggio legato era completamente diverso. Che aveva in mente quel vecchio? Un ragno ai piedi di una dea, mi ricorda qualcosa. Daryl avrebbe convinto la gente a schierarsi dalla parte di mio figlio in cambio di un ampliamento della camera oscura e la promessa di restaurare le zone pericolose. Aspetti un attimo, in che senso ha richiesto l'ampliamento della camera oscura? Aveva potere assoluto nei confronti di suo figlio e si è accontentato di così poco? Che palle. Diceva di voler dare... Inizio a credere che si sia glitchato a sto punto. Diceva di voler dare maggior respiro all'arte in questo luogo dimenticato da Dio, e quindi approvammo la costruzione di una sala aggiuntiva. Lei aveva un'informazione simile e non ce l'ha mai detta? Non ho mai detto niente perché nemmeno io ne ero a conoscenza fino a poco tempo fa. Eh? Alcune settimane fa, dopo aver letto alcune vecchie lettere di mio figlio, scoprì del patto che aveva stipulato con Daryl e di questa maledetta stanza fantasma. Richiesi delle planimetrie di tutta la zona legata alla camera oscura, ma niente, non sembrava esserci niente di sospetto. Il capo dell'isola non ha idea del fatto che vengano fatti dei lavori non segnalati pubblicamente? Mi sta forse prendendo in giro? Le ho già detto che stavamo ristrutturando tutto per assestare la nostra reputazione. Era impossibile seguire ogni singola operazione di costruzione. Scusate, però io adesso inizio davvero a pensare che sia buggato. Quindi salvo al volo e poi esco perché... Perché mi sta tirando scemo sta cosa. No, questo qua. No, fra, no. No, mi fa ricominciare tutto all'inizio, però. Io voglio il suo nome.
Però vedi, adesso non si sta più glitchando la faccia, quindi mi sa che effettivamente era un bug. O almeno credo, magari non me lo fa vedere perché sto andando avanti veloce. Ok, no. Mi sa che... Come hanno detto. Il padre di una delle vittime di Pandora si mette a indagare di nuovo ed ecco che poco dopo avviene un omicidio quasi identico a quello di 6 anni prima. Difficile pensare che si tratti di una semplice coincidenza. Se non altro ora abbiamo la certezza che esiste una qualche maledetta stanza segreta all'interno di questo buco infernale. Ho caldo. Direi che vi ho detto tutto quello che c'era da sapere, anche quello che avevo promesso di portarmi nella tomba. Vedete di finire questa faccenda una volta per tutte, non voglio mai più sentire parlare di Pandora per il resto della mia vita, a patto che non decida di ammazzare anche me prima di stanotte. Signor Maximilian, addio. Ciao. Tutto questo è semplicemente assurdo. Quanto influenza aveva Pandora nei confronti di queste persone? E perché ora sta uccidendo tutti i suoi alleati? L'unica cosa che conta è aver scoperto che il vecchio ha spianato la strada a Pandora, finendo poi ucciso da lui per qualche ragione. I nodi cominciano a venire al pettine, ma la situazione è ancora maledettamente intricata. Puoi dirlo forte. Forza, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Non sto capendo. Chi è Pandora? No, devo parlare con la vecchia, mi sa. Qua non ho nulla da fare, l'altra l'abbiamo appena finita, l'unica che rimane è la vecchia. Parliamo. Eccoci qua. Vi ostinerete a dire che mio marito fosse coinvolto in questa orribile faccenda, eppure non avete nessuna prova che possa collegarlo in nessun modo. Mi creda, adesso abbiamo molto più di quanto possa immaginare, ma vorrei ricostruire l'intera faccenda per gradi. Lei ha detto che siete ospiti in questa struttura da circa 7 anni, e abbiamo scoperto un particolare molto interessante parlando con Maximilian. Suo marito era il vecchio gestore della camera oscura. E con questo? Una cosa del genere dovrebbe legarlo all'omicidio di quel povero ragazzo? No, lo lega ad entrambi gli omicidi avvenuti qui dentro. In seguito all'incidente avvenuto nel teatro, suo marito ha proposto un accordo con il figlio di Maximilian, suggerendo di ampliare la camera oscura. I lavori per la stanza rimangono un'incognita, ma l'altra richiesta che ha fatto è stata portata avanti, ed è fondamentale nella risoluzione del caso. Di che richiesta parla? Parlo dell'impossibilità di piazzare questa prova in punti specifici dell'isola. Eh? Questa qua, ok. Daryl ha esplicitamente richiesto che le telecamere non venissero poste all'interno delle varie abitazioni, ma cosa ancora più importante, ha evitato che venissero inserite nella sala prove, nella camera oscura e in altri luoghi in cui sono avvenuti gli omicidi. Che cosa vorrebbe insinuare? Che suo marito abbia reso il lavoro di Pandora molto più facile, visto che era il primo a voler uccidere il figlio di Maximilian. Daryl aveva un posto importante e la nostra vita qui dentro era perfetta. Per quale motivo avrebbe dovuto aiutare quel pazzo omicida? Lei stessa ci ha confessato che già allora la situazione non era rosea e le condizioni di suo marito stavano deteriorando sempre di più. Terry era il mostro che stava rovinando la vita di tutti gli abitanti e di lì a breve le cose rischiavano di peggiorare ulteriormente. Per questo Daryl ha deciso di aiutare Pandora a uccidere Terry. Ma le cose dopo sono andate soltanto a peggiorare. L'ipotesi che lei sta facendo non ha assolutamente senso. Una reazione del genere non era semplicemente prevedibile. Ed è proprio per questo che 6 anni dopo è avvenuto un nuovo omicidio. E il martire che è stato utilizzato per questa messa in scena è proprio colui che tanto ammirava il suo amato marito. Il ragazzo di cui tanto tessete le lodi è stato lo strumento per il piano malato di Pandora e di suo marito. E il fatto che sia avvenuto proprio ora non è un caso. Figa sei inquietante, sì, e questa è una di quelle di meno. Cioè, erano un paio che erano abbastanza pesanti. Assolutamente no. La cosa bella è che tipo si sono sbattuti così tanto che variano, nel senso che mano a mano che vai avanti è sempre meno distorta la sua faccia, quindi ci sono i gradi, no? Ed è molto carino questa cosa. Pandora ha portato noi e la polizia qui perché voleva fare luce sui problemi attuali dell'isola, sotto richiesta specifica di Daryl. E perché mai mio marito avrebbe dovuto fare una richiesta simile? Il motivo è molto semplice. Ehm...
Voleva far capire che Pandora era un mini presente? Pandora è già sulla bocca di tutti gli abitanti. Non aveva bisogno di colpire dove aveva già avuto modo di dare sfogo alla sua violenza. È vero, ho fatto una cazzata. Per questo motivo deve Pandora uccidere Terry. Stavate per essere buttati fuori? Ancora una volta vorrei ricordarle che è stato proprio lei a dirci che, viste le situazioni di suo marito, sareste stati buttati in mezzo a una strada breve. È l'unico modo per evitare una cosa del genere a creare uno scandalo. Adesso è ancora più inquietante, secondo me. Bingo, ora è il momento di tirare fuori la mia carta vincente. Tuttavia il suo piano non è andato come credeva, visto che la notizia non è riuscita a trapelare in tempo. E quindi Daryl ha dovuto prendere misure estreme. Facendosi ammazzare da Pandora. Cosa? Daryl si sarebbe fatto uccidere di sua spontanea volontà? Come fai a dirlo? Perché al contrario delle altre vittime, la sua è stata una morte indolore, rendendo le nostre indagini ancora più complesse. Ma è assurdo. Pandora sapeva perfettamente che lì sarebbe stato ripreso. Esattamente. L'ha fatto proprio perché voleva essere visto. Ormai ho la certezza che il nostro caro Pandora stia facendo di tutto per essere catturato stanotte. Il biglietto che ci ha inviato, la lettera, l'omicidio plateale identico, tutto lascia presagire che oggi voglia concludere il suo macabro viaggio. E non escludo che avesse già premeditato tutto questo 6 anni fa, quando ci lasciò quei disegni sul muro. Il tuo discorso ha perfettamente senso. Avete finito di blaterare? La vostra farsa mi sta cominciando a stare sui nervi. Non esiste nessuna ripresa, e voi mi state prendendo in giro. Volete solo che io crolli e vi dica qualcosa che incastra il mio marito. A parte che è già morto, quindi che senso avrebbe? Cos'è questo cambio di atteggiamento improvviso, signora? Ha forse paura che pronunci il nome del mostro con cui ha sempre lavorato Daryl? Quindi l'uomo che hai visto nel video, quello che credi essere Pandora, è qualcuno che già conosciamo? Non l'hai ancora capito? L'uomo ripreso nel video è l'unico contatto tra Daryl e la vittima. L'identità di Pandora è... Lee Graves. Vero? L'attuale responsabile della Camera Oscura. Bravo me! Non è possibile. Perché lì si è fatto vedere? Perché? Quindi lei sapeva già tutto. E non ha ancora parlato della parte più interessante. C'è un altro motivo per cui Daryl si è fatto uccidere. Per quanto ancora ha intenzione di infangare la sua memoria. La smetta con queste stupide insinuazioni. Insinuazioni? No, le mie sono certezze. Daryl aveva un piano B fin dal principio. L'altra ragione per cui si è fatto uccidere e filmare è... essere scambiato per Pandora e proteggere la moglie? Proteggere lei. Con la sua morte avrebbe permesso alla signora di continuare a vivere qui senza rischiare di essere gettata in strada. Inoltre, anche se le sue condizioni peggiorassero, nessuno si sognerebbe mai di fare qualcosa alla moglie di una delle vittime. La stampa distruggerebbe totalmente la reputazione dell'isola se accadesse una cosa del genere. Un piano assolutamente geniale. Complimenti a suo marito. Dolce e premuroso fino all'ultimo, tipico del mio amato Daryl. Non so quante volte l'ho pregato di fermarsi e di smetterla di lavorare con un personaggio così mostruoso e senza cuore. Mostro che possiamo fermare una volta per tutte. Ci basterà sapere l'ultimo codice e potremo andare a prenderlo. E la persona che lo detiene? Sono io, sì. Lo tengo con me da 6 lunghi anni. Paradossi mostruosi. Il fiore del male sboccia mentre il bacio maledetto degli dei si consuma. La lira percorre le sue note mentre lo sguardo dell'artista si pende nel... Che palle sti messaggi di merda che non significano niente. Spero solo che vi rendiate conto che state per entrare nel ventre di una bestia. La peggiore che abbiate mai incontrato in tutta la vostra vita. Addio, detective. Ma chiamare la polizia di... Raga! Abbiamo scoperto il colpevole, che famo? No, andiamo noi come dei coglioni? Vabbè. Perfetto, ora abbiamo tutti i codici. Ma non siamo ancora riusciti a capire come abbia fatto ad ammazzare Andrew. E ho come l'impressione che continui a sfuggirci qualcosa. Non ti sembra che le cose stiano andando troppo bene? Avremo la risposta a questa domanda direttamente da Pandora. Andiamo, la Camera Oscura ci aspetta. Non dovremmo avvertire Leon o la polizia? E farci togliere tutta la gloria? Non ci penso nemmeno. Che idea stupida. Stupida. Ah, Simo, non ti ho detto fra l'altro un'altra delle cose importanti, che durante l'avventura tu devi prendere delle scelte. E quelle scelte sono effettivamente importanti perché non variano tanto a livello di gameplay, ma variano alcune cose abbastanza rilevanti all'interno del gioco in senso morale.
e anche di sopravvivenza di alcuni personaggi. Quindi anche questa è una nota positiva del gioco. Credo che tu stia sottovalutando il pericolo, Mordred. Abbiamo rincorso quel pazzo troppo a lungo, e ora non ho nessuna intenzione di lasciarmelo rubare da quei bastardi corrotti. Andiamo, non abbiamo tempo da perdere. Che idea del cazzo. Bene. Che dobbiamo fare? Di cosa vi faccio? D'accordo, ci siamo. Ora abbiamo tutti i codici citati nella lettera. Resta comunque da capire come fare per utilizzarli. Forse c'è una sorta di ordine. Leggiamo tutti i documenti e proviamo. Ormai siamo ad un passo dalla verità. Sì, quindi qual è il primo? Lo scudo della vergogna rifrange sulla lana. Quindi uno è lo scudo. Qua c'è un cappio con il sorriso della dea. E il terzo ha dei fiori. Scudo, cappio, fiori. Quindi qua c'è il cappio. Qua c'è lo scudo. Scudo. Oh merda, no, quindi devo premerli in ordine. No, ma che mi stai a dire fra? Quindi abbiamo scudo, lama, elmo, sorelle. Scudo, lama, elmo, sorelle. Ok, nice. L'hai sentita anche tu? Sì, forse stiamo percorrendo la strada giusta. Poi abbiamo cappio, sorriso della dea, labbra, mano, tela. Cappio, sorriso della dea, labbra, mano, tela. Cappio, sorriso della dea. Labbra, tela. Ok. Benissimo. Mi sembra di aver sentito un rumore. Forse abbiamo fatto la scelta giusta. Raga, nel senso, mi sembra abbastanza chiaro. Fiore, bacio, dei. Fiore, lira. Fiore, bacio, lira. Sguardo dell'artista. Fiore, bacio, lira. Sguardo dell'artista. Allora, fiore, bacio, lira. Sguardo dell'artista. Mamma mia, che fenomeno! Credo si sia mosso qualcosa. Ah, allora non era solo una mia sensazione. Vabbè, sono troppo forte, cazzo. Una porta nascosta? In che senso una porta nascosta? Non è forse quello che stavamo cercando da 4 ore? Fottissimo, cazzo! La stessa in cui quel bastardo ti ha gettato 6 anni fa. Scommetto che ora porta direttamente alla sala prove. Abbiamo solo un modo per scoprirlo. No, non sei nelle condizioni di venire con me, era. Resta qui e chiudi la porta non appena sono entrato. Sei impazzito? Sì, grazie, era, perché a me sembra di essere deficiente io qua. Però sono l'unico che crede che Mordred sia un deficiente. Vuoi forse farti ammazzare da Pandora che ce l'abbia un pugno? Tranquilla, non ho alcuna intenzione di morire. E non voglio neanche che la polizia intervenga prima che abbia scoperto la verità. Hai ragione nel dire che le cose sono andate fin troppo bene. E se davvero fosse una trappola, almeno uno dei due deve essere in grado di dare l'allarme. Forse hai ragione. Teniamoci in contatto e... Stai attento, Mordred. D'accordo, ora devo andare. Pandora mi aspetta. Vediamo, mi sa che siamo arrivati al finale. Immerso nel buio, continuo ad avanzare. Il calore sta aumentando, devo togliermi questa maledetta giacca. Non c'è nessun segnale d'acqua, Es, maledizione. Per fortuna che Hera è rimasta indietro, lei non deve subire tutto questo. Hera, ti prego, se mi succede qualcosa tu... Un momento. Vedo qualcosa, che sia... La musica stona un po' con il posto in cui siamo, e non è che sia così terrificante. La stanza che stavamo cercando?
L'atmosfera che si respira qui dentro è davvero spaventosa. Ma non mi pare. Ma manco i, cioè, manco i quadri sono così terrificanti, cioè... Che razza di posto è questo? Qui è dove è caduto un titano e ne è stato innalzato un secondo. Benvenuto, signor Foley, la stavo aspettando. Finalmente ti sei deciso a uscire dalla tua tana, lurido topo di fogna. Questo non è certo il modo più consono di rivolgersi alla persona che la renderà un uomo famoso e potente. Cosa? Perché pensa che io abbia lasciato quella lettera? Mi sia fatto filmare e abbia seminato tutti quegli indizi? Allora è come immaginavamo, voleva davvero farsi prendere. Rispondi alla mia domanda. Sei tu il vero Pandora? Certamente. Io sono il fantasma che ha tormentato le vostre vite per più di 6 anni. A proposito, dove ha lasciato la sua bella collega? Fai silenzio, sono io ora a fare le domande. Perché è apparsa quella maschera? Perché è proprio ora? Che c'è? Per caso è apparso qualcosa di strano sul mio volto? Cosa? Sorpreso? Non crederà di essere l'unico ad aver fatto delle indagini riguardo il suo acerrimo nemico. D'altronde io sono Pandora, no? La tua nemesi, l'incubo che ti tiene sveglio la notte. Finiscila con i giochetti, ti stai solo prendendo gioco di me. Lei crede? Allora provi a chiedermi se sono stato io ad uccidere Andrew Johannes. Se pensi che cadrò nei tuoi stupidi giochetti mentali ti sbagli di grosso, limitati a mettere le mani dove posso vederle e a seguirmi. Vorrebbe davvero che finisse così, senza nemmeno sapere come sono andate davvero le cose? Andiamo, signor Foley, so che può essere migliore di così. Spero mi permetterai di darti del tuo, tanto ormai siamo amici, no? Hai ucciso tu Andrew Johannes? Certamente. E l'ho ucciso. E ho ucciso anche il piccolo Oath 6 anni fa. No, non è possibile. La tua espressione vale più di 1000 parole. L'arte vive di speranze infrante e ora ne sei un esempio palpabile. Ma sono sicuro che un detective in gamba come te avesse già intuito che ci fosse qualcosa di strano nella morte di Andrew Johannes. Dove vuoi arrivare? Fammi le domande giuste e ti dirò la verità. D'altronde non potrei fare altrimenti, vista la natura della mia maschera. Andiamo, non fare il timido. Cogli l'occasione e unisciti al mio piccolo gioco. Posso assicurarti che non te ne pentirai. Parti dal principio e prova a collegare tutto. Sono molto contento che stia succedendo questa cosa, perché ho così tanti punti di domanda grossi, proprio così, sulla testa. E ci sono un sacco di cose che non mi sto spiegando. Per esempio, già anche solo il collegamento con l'originale Pandora, cioè con quello che abbiamo ammazzato alla fine del capitolo 1. Che... boh, che significa sta cosa? Sono collegati? Perché? Per quanto di ammetterlo, questo pazzo ha ragione, ho bisogno di sapere la verità. Andrew si fece assumere in questa fogna e cadde subito sotto la tua influenza e quella del tuo maledetto complice, Daryl Hope. La sua morte voleva ricreare quella avvenuta 6 anni prima ai danni di Terry Oath, ma le cose non sono andate come previsto. Esattamente. E anticipo già la tua prossima domanda dandoti una semplice conferma. Il motivo per cui nessuno ha visto me o il tenero Andrew arrivare nella sala prove è perché abbiamo usato il passaggio che hai appena attraversato. Ovviamente è direttamente collegato alla sala prove e fu usato per uccidere Terry e rapire la tua piccola amica 6 anni fa. Lurido maiale. Eppure al contrario di quanto avvenuto in precedenza, Andrew era perfettamente cosciente quando è arrivato nella sala prove. Questo significa che... ci è andato spontaneamente. Si è sacrificato. Ci è andato di sua spontanea volontà attraversando il passaggio insieme a te. Non era così difficile da intuire visto l'ascendente che avevamo su quel piccolo splendido germoglio. Eppure continui a vedere la cosa in maniera troppo unilaterale. Prova a ripensare alla sala prove e a quello che ci hai trovato. Quei contenitori con la cera... Esattamente. Immagino che ti abbiano fatto sorgere qualche dubbio riguardo un particolare molto preciso legato allo stato della vittima, vero? Un indizio che colleghi quei contenitori a un particolare della vittima molto diverso da 6 anni fa. E... le ali? Erano legate alla schiena della vittima, in seguito dello scritto molto peso. Anche le ferite sulle braccia però sono diverse. È in realtà tutte e tre queste cose. I pollici ustionati, però io direi. Dai, non mi rompere i coglioni. Dito sul grilletto comincia a prodere, mi minchia, ti sfondo. Erano i contenitori con la cera, ok. Esattamente, immagino che ti abbiano fatto sorgere qualche dubbio riguardo un particolare molto preciso. Ok, sì. E cos'era? Cazzo, la cera vuol dire pollici ustionati, no? Ah, scusami, sono cretino, il volto della vittima. Certo.
La cera sul volto di Andrew non è stata versata in maniera precisa, simbolo che la vittima ha provato in tutti i modi a difendersi. Oh, davvero? E cosa ti fa credere che ha provato a difendersi? Questa è la prova che la vittima ha tentato di difendersi mentre gli veniva gettata addosso la cera. Questa qua. In realtà sta andando fuori. Cioè, forse credo che intenda questa. Sì, però in realtà non è così. È lui che se l'è versata addosso. Cioè, lui prendendo proprio il è per questo che solo i pollici erano ustionati. Perché lui ha preso il secchio e se l'è versata addosso. Entrambi i pollici erano gravemente ustionati, quindi ha fatto di tutto per coprirsi il volto e bloccare le mani del suo aggressore mentre cercava di versargli la cera. Inoltre abbiamo trovato le impronte vicino alla finestra, quindi ha anche provato a resistere alla spinta che l'avrebbe portato alla morte. No, non è così. Lui se l'è versata addosso e poi a tentoni ha cercato la finestra, l'ha sfondata col braccio e poi si è buttato giù. Mi deludi, Foley. Guarda le cose da un'altra prospettiva e capirai perché soltanto i pollici erano ustionati. Pensa alla forma di quei contenitori e immagina di doverli versare in faccia a qualcuno. Le cose assumono un'altra prospettiva, così, vero? Ma allora? Si è versato la cera da solo. Ha fatto tutto da solo. Ecco perché aveva soltanto i pollici ustionati. Mentre si versava la cera, in preda al dolore, si è versato il contenuto anche sui pollici, andando poi ad appoggiarsi sulla finestra, lasciando quei due segni. Congratulazioni, detective. Immagino che ora un altro dei tuoi indizi acquisti senso, giusto? Sì. Esatto. Il braccio sfondato. In preda al dolore e al panico derivante dall'aver perso la vista, ha completato la cosa lanciandosi dalla finestra. Si è lanciato con forza contro di essa, facendosi scudo con il braccio, finendo con diverse ferite da taglio provocate dai vetri. Tuttavia il fatto che fosse completamente cieco l'ha fatto andare nella finestra sbagliata, andando quindi a schiantarsi sul suolo invece che nel laghetto. Ora tutto ha perfettamente senso. Andrew si è suicidato per imitare la morte di Terry avvenuta 6 anni prima, ma ha fallito nel ricrearla perfettamente. Esatto, io non c'entro assolutamente nulla. Ha fatto tutto di testa sua per imitare il suo più grande idolo. Guardando le cose sotto questa prospettiva è molto più facile capire perché si sia suicidato molto prima del previsto. Un attacco di panico. Aveva paura di essere scoperto e sbagliare. Esattamente. Non tutti riescono a reggere la pressione, specialmente quando si tratta di ragazzi così giovani. Ma perché? Se davvero voleva far contento il suo mentore, non sarebbe bastato uccidere Maximilian? Sai chi era Erostato? Erostrato? No. Ma cosa c'entra una cosa del genere con l'omicidio? Erostrato bruciò il tempio di Artemide, una delle 7 meraviglie del mondo antico, nella sola speranza di diventare famoso. Ma davvero? La società greca del tempo lo condannò a morte, imponendogli anche uno dei primi esempi di damnatio memoriae. Quindi hanno dalla damnatio memoriae, per chi non lo sapesse, è là, esatto, l'eliminazione completa del suo nome dalla storia. Da qualsiasi libro, testo o memoria, in maniera che non potesse mai venire ricordato, ok? Eppure comunque è arrivato a noi, nonostante avessero provato in tutti i modi ad insabbiare il suo gesto. Il piccolo Andrew voleva l'immortalità, emulando la gesta dell'unico uomo degno di essere paragonato a Erostrato nel mondo moderno, Pandora. Quindi si è mosso di sua iniziativa, ma perché avrebbe dovuto aiutarti? Trovo estremamente divertente il fatto che tu continui a riferirti a me quando l'idolo di quel ragazzo era un'altra persona. Stai forse dicendo che la maschera ti aveva già avvertito prima, non sono io Pandora? Non posso crederci. La vera identità di Pandora è sto vecchio di merda. Terrell Hope. Il ragazzo si è suicidato per salvare il vero Pandora, che ormai era totalmente incapace anche solo di muoversi. Se non l'avesse fatto, quei due sarebbero stati allontanati dall'isola per sempre, costringendoli ad una vita infernale. Ricreando l'omicidio organizzato da Daryl 6 anni prima, ha costretto l'opinione pubblica a puntare lo sguardo sull'isola. Ti auguro una buona serata, sembra molto carino questo gioco. Lo è Simo, io te lo consiglio davvero, anche perché costa anche relativamente poco, io l'ho preso tipo a 5 euro. Ed è anche un indie italiano, quindi fa sempre bene supportare gli indie nostrani. Mi dispiace solo che tu sia arrivato fondamentalmente sul finale, quindi forse ora che ci penso ti ho spoilerato un po' di roba, mi spiace non averti fatto spoiler warning prima. Però vabbè, ti auguro una buona serata, bello. Facendo rivivere l'incubo a Maximilian, che ora è ancora più sotto pressione di quanto non lo fosse dopo la morte del figlio. Una vera e propria opera d'arte. Ora capisco perché ci fu uno stop negli omicidi di Pandora. Era stato mandato nell'isola con la moglie, quindi era diventato impossibile continuare a uccidere. E per vendicare la morte di quei due vecchi nel teatro, costringendo Maximilian all'illuminazione suprema.
Figurati, giocandolo dall'inizio non mi ricorderò. Probabile, molto probabile. Quindi Pandora è morto. No, non è possibile. Mi rifiuto di credere che quel figlio di un cane sia morto prima che io riuscissi a mettergli le mani addosso. Quello stupido vecchio ha rovinato tutto. Ora non riuscirò mai a ripulire totalmente il mio nome e quello di Hera. La fama che sognavo, la gloria, tutto svanito per colpa di quello stupido storpio. Tu resti comunque il suo complice e le tue stupide parole mi stanno mettendo una voglia folle di premere questo grilletto. Senza contare che lì sembra non avere idea di chi sia il Pandora legato al caso di Treasury Park, che quindi si è mosso in maniera totalmente indipendente. Anche perché non avendolo giocato mi mancano proprio le conoscenze di tutti questi nomi, probabilmente quello che si è ucciso da solo me lo ricorderò. Perfetto, va bene così perché tanto non significa niente quello che si è ucciso da solo, più o meno. Nel senso non ti dice niente che è di spoileroso. Dai Simo, fammi sapere anche per settimana prossima, mi raccomando. Fammi sapere così magari ci becchiamo allo svilupparti, o se vuoi venire con noi ancora meglio. E anche nei fatti dell'Efestus e in questo ultimo suicidio all'interno dell'isola si è trattato soltanto di emulatori o presunti tali. Buonanotte, buonanotte. Finora non abbiamo fatto altro che rincorrere fantasmi, quando in realtà il vero Pandora era rinchiuso nell'isola in condizioni critiche. Il solo pensare che quel vecchio mi è morto davanti senza che sapessi chi era davvero mi fa davvero impazzire. Peggior criminale della storia di Nuova Polemos è morto e nonostante questo pensi solo al tuo tornaconto. Sei davvero un uomo incredibile, Mordred Foley. Direi che possiamo chiudere con questa farsa della maschera. Lascia che ti racconti il resto delle vicende. Quindi è stata davvero una cazzata, cioè erano tutti e due emulatori. E anche Baker quindi è stato fatto fuori dai suoi. Un po' anticlimatico, sinceramente. Dopo il peggioramento delle sue condizioni, Daryl propose il mio nome come suo successore, poiché ero l'unico artista che si rispettasse. Che rispettasse Nuova Polmos, ok. A quel punto mi svelò la sua vera identità, i suoi metodi e la sua morale, e poi mi mostrò questa stanza, dicendo che un giorno avrei portato avanti la sua opera al posto suo. Quel pazzo voleva che tu continuassi a uccidere al posto suo? Esattamente. Ma la mia idea è molto, molto diversa. Io non voglio limitarmi ad imitarlo. Io voglio superarlo. Cosa? 6 anni fa Daryl lasciò quei segni con la cera nella sala prova per sviare le indagini. Inizialmente non avevano alcun senso. La stessa cosa vale per quei 3 codici, che altro non erano che le sterili parole di un uomo finito, riadattate sotto forma di quadro. Eppure è proprio grazie a quelli che hai trovato questa stanza. Riesci a capirne il motivo? Tu desideravi che io ti trovassi. Esatto, e la ragione è molto semplice. Io voglio che tu mi faccia arrestare, dicendo che sono il vero Pandora. Stai scherzando, vero? Mi sembrava di avertelo già detto. Io voglio superare Daryl. Consegnandomi e prendendomi i suoi meriti lo condannerò all'oblio, bagnandomi di gloria. Che roba estremamente da pezzo di merda, ma allo stesso tempo estremamente umana. Mamma mia, che plot twist. Cioè, questo per me è davvero la botta. C'è Daryl che l'ha coltivato, che gli ha dato fiducia, che gli ha dato tutto quello che aveva, l'ha costruito come persona e come futuro Pandora. E lui piglia e sputa sulla sua tomba dicendo: a me non me ne frega un cazzo, io voglio essere solo meglio di te. Ma che storia! Creerò la prima vera opera d'arte di Nuova Polemos, se nessuno saprà mai la verità. Ora capisci perché ho fatto venire proprio te. Speravi che non avrei avuto alcuno scrupolo ad arrestarti, nonostante tu non fossi il vero Pandora. E questa cosa fra l'altro è geniale, perché la storia si ripete, no? Lui ha perso tutto perché ha arrestato qualcuno che non era il vero Pandora e ora ha la possibilità di rimettere tutto a posto arrestando un'altra persona che non è il vero Pandora. Ma che bello! Ma che bello! Cazzo che storia! Tutto questo è semplicemente assurdo. Credi davvero che mi lascerò contaminare dai desideri di un pazzo come te? Non lo capisci? Ti sto dando l'occasione di esaudire il tuo desiderio più grande. Nessuno potrà mai scoprirti e tu potrai vivere il resto della tua vita da eroe. Come ti ho già detto, conosco ogni singolo dettaglio di omicidio effettuato da Pandora, quindi nessuno potrà mai dirmi che sto mentendo. Ma se accettassi, ripeterei l'errore che ho fatto 6 anni fa ed Hera non mi perdonerebbe mai.
Oh, ma non c'è bisogno che lei lo sappia. Sarà il nostro piccolo segreto. Non è solo quello. Accettando condannerei la vita della moglie di Pandora e di gran parte degli abitanti di questo posto. Nessuno parlerebbe direttamente dell'isola e di quello che sta succedendo, perché i giornali sarebbero troppo occupati a parlare di te. No, amico mio. Sarebbero troppo occupati a parlare di noi. Inoltre, se tu non accettassi la mia proposta, la polizia ti starebbe le calcagna per tutto quello che hai combinato qui dentro, approfittando del tuo piccolo amico. Non escludo che potreste anche essere messi di nuovo sotto processo. Wow! Aiutami nella mia piccola opera d'arte e passerai il resto dei tuoi giorni come un eroe, garantendo un futuro alla tua amata Hera. Declina e davanti a te si staglieranno soltanto altri 1000 giorni di inferno. A te la scelta, amico mio. Wow! Ma che bel finale, cazzo! Ma che bel finale! Wow! Mi piace questa cosa! Urla la verità al mondo e condanna il tuo futuro, fai un patto con il diavolo e vendi la tua anima. Ma anche il modo in cui te la mette! Condanna il tuo futuro o fai un patto con il diavolo e vendi la tua anima? Ma che cazzo di storia! Ma bravissimi! Ma bravissimi! Porca puttana! Ma pensa un po' te! E cosa scelgo? Cosa scelgo qui? Perché entrambe le cose... Vedi. Non saprei cosa scegliere, onestamente. Facciamo una lista dei pro e dei contro. Urla la verità al mondo e condanna il tuo futuro. Risolviamo la situazione dell'isola. Non l'abbiamo vinta sto pezzo di merda. Hera non ci considererà dei pezzi di merda. Il contro, però, potrebbero arrestarci. Potremmo finire in tribunale. Potremmo non avere mai la possibilità di scappare da questo posto. D'altro canto, fai un patto con il diavolo e vendi la tua anima al diavolo. Vendi la tua anima è esattamente l'opposto. Quindi i pro sono che non ci denunciano. Probabilmente possiamo uscire da questo posto. Cioè, da Nova Polemos intendo. I contro sono che l'isola è spacciata. Hera potrebbe considerarci un pezzo di merda. E la daremmo vinta a questo stronzo. Ah, però noi siamo stati gentili con Emily, quindi magari lei ci dà... E abbiamo anche un buon avvocato dalla nostra. Fra l'altro, come finisce questa storia dell'avvocato? Però ecco, allora aspetta, prima di questo io vorrei parlare anche un attimino dei precedenti omicidi, perché se quello di Huber è del tizio che... proveniva dall'Europa, era in effetti completamente sensato. Quello precedente non mi è ancora ben chiaro, nel senso che noi abbiamo scoperto chi era il Pandora di quel caso, però perché l'ha fatto? Perché voleva mettere alle corde Baker? E ma cosa ci guadagnava? Non ha molto senso, no? No, quello mi manca qualcosa, perché poi avevamo anche scoperto che era tipo un amico della ragazza, o che la conosceva e quindi l'ha minacciata. E come aveva fatto a scoprire tutte quelle informazioni su Floyd? Cioè, tipo, come aveva fatto a scoprire del fatto del cambio di sesso? Forse perché era nell'Hephaestus, e l'Hephaestus giustamente ha tipo tutte le cose, ok. Però, boh... Non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra del primo caso. Dovrei andare a rivedermelo, però. Detto questo, io urlerei la verità. Abbiamo qualche speranza comunque di uscire grazie a Floyd, grazie all'avvocato. Lui è un po' un pezzo di merda e io non gliela voglio dare vinta così proprio a prescindere. Mi sta sui coglioni.
Però è anche vero che così perderemo la nostra possibilità di rimettere a posto tutto. No, vabbè, devo essere forte. No, non compirò un'altra volta lo stesso errore. Cosa? Non mi direi che hai intenzione di dire la verità alla polizia riguardo a Daryl e tutto quello che è successo? Esattamente. Se pensavi che mi sarei impiegato alle richieste di un povero perdente bisognoso di attenzione, ti sei sbagliato di grosso. Perché? Avresti tutto quello che hai sempre sognato. Potere, soldi, felicità. Saresti l'idolo di questa maledetta città. Non mi interessa. Non più, almeno. E finiscila con questo piagnisteo. Avrei comunque i tuoi 15 minuti di gloria. Quei filmati ti incastrano come suo complice. Non hai comunque scampo. Lo fai per glorificare quello stupido vecchio? Quel bastardo è morto prima che tu potessi prenderlo. Dovresti odiarlo. Hai perfettamente ragione. Dovrei odiarlo. Eppure quando ho capito chi fosse davvero l'uomo che ho inseguito per questi 6 anni, l'unica cosa che ho provato è... pietà? Pena. Questa farsa è durata fin troppo a lungo e non ho intenzione di chiuderla glorificando il desiderio di un altro pazzo. Bene, bravo. Che faccia! Cos'è cambiato rispetto a 6 anni fa, Foley? Cosa diavolo ti fa credere che la verità ti renderà un uomo migliore? La scelta che stai per fare ti rovinerà per sempre, te ne rendi conto? Stavolta non avrai davvero scampo. Ti schiacceranno, rovineranno la tua vita e faranno a pezzi tutto quello per cui tu e avete combattuto. Oh, non preoccuparti. Ci hanno già provato per più di 6 anni e hanno sempre fallito. Insomma, diciamo che non è che ce la stavamo vivendo proprio alla grande prima di oggi, eh? Eppure siamo rimasti in piedi mentre le ferite... No! Ho sempre agito spinto dall'egoismo, come ogni singolo essere umano su questo pianeta che osiamo chiamare casa. E anche stavolta il mio desiderio di giustizia e di verità è mosso soltanto da desideri autodistruttivi, celati dietro a un malriposto tentativo di redenzione. Veniamo interrogati per ore da avvoltoi ansiosi di sbranare le carcasse della nostra carriera e della nostra vita privata. Le pressioni esercitate sulla polizia e su Leon, il comportamento con Maximilian, la nostra presenza nell'isola. Tutto comincia a ritorcersi contro di noi, come un maledetto boomerang desideroso del nostro sangue. Ma mentre squadrano le nostre anime in cerca di quel frammento di bugia che potrebbe condannare per sempre le nostre vite, dentro di me si accende qualcosa di nuovo, la cui definizione istintiva si riassume in un'unica accesa parola. Speranza? Orgoglio. Orgoglio. Orgoglio nel sapere che per la prima volta è stata la verità a vincere, o almeno una delle sue infinite sfumature grigiastre. Era è con me, e nonostante la sua evidente preoccupazione ha provato più volte a sorridermi goffamente, quasi come se volesse dirmi di essere fiera di me. Oh, fiera dell'uomo che le ha distrutto la vita mentre cercava a tutti i costi di proteggerla. Tutto mentre ho continuato a sprofondare come vittima e carnefice in quel gioco perverso chiamato amore. Ma che cazzo vuol dire sta frase? Carina questa immagine, anche se di bassa qualità. E quando torniamo a casa, finalmente soli, per la prima volta riesco a guardare davvero il volto dell'unica donna che ho avuto il coraggio di rimanermi accanto. Sfiora la sua essenza, mentre penso che presto le conseguenze delle nostre azioni busseranno alla nostra porta, travolgendoci crudelmente. Tuttavia ogni singolo pensiero negativo viene sovrastato da un'unica meravigliosa certezza. Oh. Le sue labbra. Vabbè, sta roba... Le sue labbra non smetteranno mai di avere il sapore dell'infinito. Sta roba potevate decisamente risparmiarvela perché è solo di un cringe disarmante. Però va bene. Capitolo 3. L'unica cosa per cui valga la pena combattere. Fine. And justice for all. Le tue scelte. Bravi noi. E mo? Ci sarà l'epilogo? Vuoi salvare il gioco? Sì. Continua la partita? Sì. Il veleno più potente e paralizzante riscontrabile in natura. È il rimpianto. Sogni ricorrenti fatti di urla, spari e violenza mi colgono la notte, rendendomi impossibile dimenticare che la morte di Freya è soltanto una... Scarferà per sempre la mia anima. Eppure non riesco a maledire quel dolore, perché mi tiene cosciente adesso che il vero nemico sta per mostrarsi. L'incubo di Pandora è finito, e i demoni del passato bussano alla mia porta, esigendo un tributo di sangue.
Che vengano pure. Ad accoglierli troveranno odore di tabacco e piombo. Il grilletto prude, il sipario si alza. E per qualcuno sarà l'atto finale. Manca tutta l'ultima parte, giustamente. Capitolo 4B. Una risata vi seppellirà. Ok, quindi non è finito. Bene, 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 perché giustamente manca tutta la parte del... delle bande nere. Quindi chiaramente c'è ancora tutta questa parte. Interessante. No, 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 no. Ce lo teniamo per la prossima volta, direi, perché... sono contento, sono davvero estasiato dal finale del capitolo 3. Mi è davvero piaciuto tanto. E ho già spiegato abbastanza chiaramente il perché mi sia piaciuto. Quindi non vi starò a fare un pippone su quanto fosse di qualità tutta quella parte, se non, vabbè, appunto, le varie frasi, tipo, le sue labbra sapevano di infinito. Cioè, il bacio ancora, che l'immagine del bacio ci sta, perché adesso sappiamo che tipo di relazione hanno quei due, anche se si poteva un po' immaginare prima. Le frasi ad effetto, no. No. Non siamo i baci Perugina, non siamo un libro di Paolo Coelho, non c'è davvero bisogno, non dobbiamo condividerle su Facebook, quindi evitiamo, grazie. E non vedo l'ora di iniziare il capitolo 4B, perché dovrebbe essere la conclusione. E soprattutto 4B vuol dire che c'è un 4A. Come sarebbero andate le cose se avessimo deciso di seguire la richiesta di Lee Graves, che fra l'altro sono due personaggi di League of Legends, potrebbe anche essere una citazione. Sono molto contento del fatto che appunto adesso scopriremo di più sulla questione delle bande nere, su tutto quello che è la politica, diciamo, profonda, lontana dalle luci, dai riflettori di Nova Polemos, e finalmente sapremo che ne sarà dei nostri amici di Mordred e di Hera. Però continua a non tornarmi qualcosa del primo caso. Continua a non tornarmi qualcosa. Chi era la... cioè, chi cazzo era il tizio che ha ammazzato la... perché avrebbe dovuto farlo? Non capisco. Per incastrare... boh. È strano. Forse si scoprirà qualcosa di più nel quarto caso. Spero. Spero davvero. E niente. Detto questo, signore e signori, vi auguro la buonanotte. Un bacione. Ci becchiamo alla prossima, sempre con Dry Drowning, che mi sta prendendo davvero bene. E niente. Statemi bene. Buonanotte. Ciao belli.